Buongiorno e bentrovati a una nuova puntata di Sveglia Trieste. Buon venerdì 30 ottobre. Avremo due ospiti, Michele Babuder, consigliere comunale Forza Italia alle 7:30 e poi Federico Monti, Patto per l'autonomia alle 9. Rassegna stampa invece da adesso fino alla fine della prossima mezz'ora. Andiamo a vedere subito l'aggiornamento in pagina meteo sul sito dell'Osmer. Oggi venerdì 30 ottobre, su tutta la regione è previsto un cielo poco nuvoloso. In pianure e a fondo valle sarà possibile una locale formazione di foschia o nebbia nelle ore notturne, temperature minime tra i 10 e i 13 gradi, temperature massime tra i 17 e i 19 gradi. Il tempo per domani, sabato 31 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso o poco nuvoloso per possibili lievi velature ad alta quota. In pianura e a fondo valle, possibile locale formazione di foschia o nebbia nelle ore notturne, temperature minime tra i 10 e i 13 gradi, temperature massime tra i 17 e i 19 gradi. E poi il tempo anche per domenica 1 novembre, con un cielo sereno o poco nuvoloso. In pianura probabile la formazione di foschia e qualche banco di nebbia nelle ore notturne, temperature minime tra gli 11 e i 14 gradi, temperature massime tra i 16 e i 18 gradi, così domenica. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano locale, Il Piccolo. Ospedali regionali in affanno, richiamati medici pensionati, non rallenta la crescita dei contagi in Friuli Venezia Giulia, ieri picco di 468, 5 morti, quasi esauriti i posti per pazienti Covid non gravi, da oggi però 50 letti in più. L'ennesimo record di nuovi casi in Italia, poi quasi 27.000 i contagi nelle ultime 24 ore. La Slovenia tiene chiusi i confini per altre 3 settimane. In regione invece si registra un nuovo picco che arriva al dato di 468. Già si ipotizza un lockdown soft, numeri che hanno spinto la SUGI a contattare i medici in pensione per far poi fronte nell'emergenza degli ospedali regionali, dove sono in esaurimento i posti per i pazienti Covid non gravi. In Slovenia invece i confini, come detto, sono sigillati per almeno altre 3 settimane, pagina all'interno del quotidiano dedicate a questa notizia che poi vedremo meglio. Parte il cantiere sul ponte, stop a bus e tir sulle rive, il ponte stradale sulle rive alla radice del canale. Qui nella foto il Ponte Verde è malandato, ha bisogno di interventi urgenti da giovedì 4 novembre, quindi stop al traffico. Pesante quello sulle rive, quella sulle rive alla radice del canale di Ponte Rosso. È una rivoluzione della viabilità che potrebbe protrarsi fino alla fine dell'anno. Niente pullman né autobus con le linee 8 e 30 della Trieste Trasporti deviate. Anche i camion e i tir saranno indirizzati verso altre strade. Se il runner beve l'acqua, per il DPCM è da multare. Questi paradossi dei divieti, e dopo le 18 questo può succedere. Nei mesi del labirinto del burocratese, tra predetti laddove e di cui, e studenti disorientati di fronte all'indicazione del metro di distanza da tenere fra le rime buccali, non stupisce che pure il recente decreto governativo sia zeppo di ambiguità. Memorabile la disposizione che in pratica equipara il runner che beve dalla borraccia un po' d'acqua al cliente di un bar. Se succede dopo le 18 è multa. Vedremo poi meglio a pagina 5 del quotidiano. Positivi 8 avversari per l'Allianz Salta, la trasferta di Cantù. A pagina 42 l'articolo dedicato anche alla cronaca sportiva, poi lo andremo a vedere. Poi naturalmente la strage a Nizza in chiesa, 3 vittime, una decapitata, preso il terrorista, la notizia terribile di cronaca estera, che poi è pagina 16 a pagina 17 vedremo meglio. Qui nella foto del giornale gli specialisti della scientifica sul sagrato della chiesa di Nizza, a colpire è stato un nordafricano. Andiamo in pausa pubblicitaria, ci fermiamo qualche istante, poi torneremo, continueremo fino alle 7:30 la nostra rassegna stampa, vedremo anche dei servizi. A fra poco. Bentrovati a Sveglia Trieste, continuiamo con la nostra rassegna stampa sul quotidiano locale. Nuovo record di contagi, 468 nuovi positivi in un giorno, morti altri 5 anziani, ricoverati saliti a quota 186 e arrivati ai livelli dello scorso 15 aprile. Resta alto l'allarme all'interno delle case di riposo, ieri trovati 24 infetti tra ospiti e operatori. Il nuovo record di positivi giornalieri è non quello dei tamponi invece, 468 il nuovo record
record di contagi positivi. I tamponi di ieri erano 5.659. Sono passati 8 mesi dal primo caso di Covid in Friuli Venezia Giulia e i numeri di ieri confermano che il contagio è sempre più diffuso sul territorio, con un ulteriore aumento di ricoveri e decessi. Il temuto carico sul sistema sanitario regionale è purtroppo arrivato ed è la principale preoccupazione in queste ore per il vicepresidente Riccardo Riccardi e per la SUGI. Qui i numeri dei contagi sul quotidiano. Poi andiamo subito sulla notizia in basso. Cresce a 18 milioni invece il fondo di emergenza per gli aiuti alle attività in difficoltà. Il Consiglio dà l'ok all'assestamento di bilancio. La Giunta inserisce anche 5 milioni e mezzo chiesti dalle opposizioni, che al voto si astengono. I soldi aggiuntivi in ordine destinati al DDL sviluppo impresa adesso in bilico. Questa è la situazione. Allora peschiamo per favore, recuperiamo il servizio del governatore Massimiliano Fedriga sui fondi anti-Covid, andato ieri in onda al nostro telegiornale, così sentiamo un po' su questi anche aumenti fino a 18 milioni, come leggevamo poc'anzi. Vediamo. Noi abbiamo aumentato il fondo che già avevamo deciso come giunta, che arriverà a 18 milioni per integrare gli aiuti del governo alle categorie colpite dal DPCM. 6 milioni di euro in più dunque rispetto ai 12 inizialmente pianificati dalla giunta regionale. In questo modo compiamo uno sforzo ulteriore per essere al fianco delle imprese e sostenerle in un momento difficilissimo, ha detto il governatore Fedriga, riducendo così il rischio che al termine della pandemia, dal punto di vista produttivo, rimangano solo macerie. L'annuncio del governatore è arrivato a margine della seduta del Consiglio regionale, durante la quale si sta esaminando il disegno di legge sul secondo assestamento di bilancio regionale. Fedriga ha sottolineato inoltre che serve la massima compattezza sia da parte della comunità regionale che della politica, perché anche se la situazione pandemica del Friuli Venezia Giulia è migliore rispetto ad altre regioni, il nostro sistema sanitario, ha detto, subirà un aumento dello stress dovuto all'aumento dei ricoveri e dell'occupazione dei posti di terapia intensiva. Dunque la tirata d'orecchie al governo Conte. È tanto vero che in questo momento quello che chiediamo al governo è di mettere in campo misure che servano a contenere il virus. La nostra preoccupazione è che l'ultimo DPCM faccia pagare a ristoratori, gestori di piscine, palestre, a teatri, cinema, un prezzo senza avere un ritorno in termini di contenimento della pandemia. In questo momento, quando si chiedono sacrifici, devono essere sacrifici che siano efficaci per combattere il virus, altrimenti rischiamo di fare dei danni enormi e di non trovare dei risultati per la salute dei cittadini. Torniamo sul quotidiano, SUGI richiama in servizio i medici andati in pensione, perché? Perché la priorità sono gli anestesisti, da un lato quindi richiamo in servizio dei medici, dall'altro la ricerca senza sosta di nuovi posti letto per i pazienti Covid non gravi, una doppia corsa contro il tempo, quella avviata da SUGI, messa sempre più sotto pressione come del resto le aziende di tutta Italia, dall'escalation di casi di SARS-CoV-2, tanto da spingere il direttore Poggiana a percorrere nuove strade per recuperare nuove forze e più spazi. Prima criticità da affrontare, la mancanza di specializzandi infermieri, per questo si stanno contattando i professionisti andati in quiescenza. Poggiana l'ha definita una chiamata alle armi. Si cercano in particolare pneumologi, internisti, igienisti, anestesisti e specializzati in medicina d'urgenza, tutte figure professionali per le quali erano stati fatti dei concorsi con contratti a tempi indeterminati. Il mercato non è però in grado di rispondere ad altissimo numero di richieste a livello nazionale e quindi la mossa di SUGI è contattare uno a uno gli ultimi fuoriusciti dell'azienda. Si parla di circa una novantina di persone, ma conferma Poggiana non c'è comunque un numero massimo. Vado avanti sulla notizia invece dei buoni spesa, che fra poco tra l'altro vedremo anche il nostro servizio su Grilli, che ha proprio l'assessore Grilli ha parlato dei bonus nella giornata di ieri. Da metà novembre a Trieste le richieste per i buoni spesa da 150 euro a testa, definiti i requisiti di accesso alla misura, da valutare entrate del mese precedente la domanda, patrimonio, mutui e affitti. Stanziato dalla giunta comunale per ora 1,5 milioni, ma è atteso un ulteriore milione. Ieri in trasmissione l'assessore al sociale comunale Carlo Grilli ne ha parlato in diretta, allora risentiamo le sue parole. C'è un finanziamento ministeriale che in sostanza supporta tutte queste azioni che sono dovute poi alla pandemia. Ecco, noi abbiamo deciso di destinare una parte di queste risorse a questo strumento, che è stato uno strumento molto gradito, che ha funzionato molto bene, uno strumento decoroso certamente di aiuto, ma
assolutamente dignitoso. Tornano per Natale i buoni spesa per i triestini in difficoltà. Dopo l'annuncio a Ring del sindaco di Piazza, che prevede di destinare a questo strumento 2,5 milioni, l'assessore ai servizi sociali Carlo Grilli anticipa alcune modalità che saranno a breve diffuse nel dettaglio per poterli ottenere. Comunicheremo già a breve come ottenere. Sicuramente bisogna fare la domanda nuovamente, perché molte situazioni probabilmente sono cambiate e quindi è chiaro che non possiamo andare in automatico, perché qualcuno magari ha risolto il suo problema temporaneo e qualcuno invece magari ci è cascato dentro. Quindi è chiaro che bisognerà risolverlo. Lo faremo attraverso un portale web molto molto semplice, con delle finestre che una volta compilate manderanno avanti in automatico, e quindi sarà molto, molto di facile utilizzo. E per chi, naturalmente, per quei pochi che ancora non hanno il sistema web, ci sarà comunque un numero di telefono e ci saranno i miei uffici ad aiutare a compilare la domanda. Le cosiddette ISI per gli spazi esterni dei locali, provvedimenti a favore delle imprese del capoluogo. La speranza è poter rinnovare anche per l'anno prossimo l'esenzione della quota municipale della Tari, la cancellazione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico e lo stop all'imposta sulle pubbliche affissioni. La Giunta di Piazza vuole bissare le agevolazioni per gli esercizi commerciali delle ACI decise nel 2020, ma deve attendere di conoscere i trasferimenti statali. Andiamo adesso sull'altra notizia, seguiamo il giornale, andiamo sulla notizia che riguarda quello che abbiamo visto in apertura, un sorso d'acqua in strada dopo la corsa serale, il DPCM prevede la multa, l'ultimo decreto equipara il runner che estrae dallo zaino borracce e barretta energetica al cliente di un bar sorpreso a violare il coprifuoco alle 18, e questa non è l'unica stranezza. Quindi memorabile l'incipit dell'articolo 1, un serpentone di parole senza punti che chiama il cittadino a utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, vette altissime, poi forse le più alte all'articolo 4, dove si raccomanda fortemente a tutte le persone fisiche di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Premesso che chissà quali sono le persone non fisiche, è dunque meglio non spostarsi, raccomandatissimo, ma si può comunque andare in ufficio dal medico a fare la spesa o svolgere attività, quali non è dato sapere. Comprensibile il disorientamento per chi cerca di interpretare, esattamente come durante il lockdown aveva provato a capire chi fossero i congiunti, come si potessero compilare correttamente le autocertificazioni versione dopo versione, cosa significasse. Stavolta poi ci sono altre regole, ma le difficoltà non cambiano. Un tentativo, quello di farsi aiutare dalle istituzioni, la più vicina al cittadino sono i vigili urbani, da interrogare per esempio su come rifocillarsi mentre si sta facendo sport dopo le 18, l'ora in cui scatta il coprifuoco, e come da decreto il conseguente divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici aperti al pubblico. Possibile quindi idratarsi e consumare una barretta energetica? Ha domandato un runner alla Polizia Municipale di Trieste, e quindi si rischia pure la sanzione, quindi non si può. Al momento il governo non ha ancora prodotto sull'intero DPCM il cosiddetto salvagente delle domande e risposte, le spiegazioni che hanno spesso risolto dei rebus complicatissimi. C'è una telefonata, cogliamola subito. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. 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 Mi dica. Senta, sono un po' emozionata, di conseguenza parlerò presto. Ieri ho visto un programma delle Iene dove c'è la città di Wanda, dove è partito la pandemia. E hanno solo, su 11 milioni hanno solo 4 persone ricoverate. Come mai loro sono riusciti a fare tutto così bene e noi ci troviamo ancora con queste acqua alla gola? È una situazione pandemica da attenzionare, ci sono zone del mondo più colpite, zone meno colpite per tantissimi motivi, per densità di abitanti, per situazioni climatiche, dipende. Ma perché noi non riusciamo a metterci in riga?
Signora, questo bisogna chiederlo un po' a tutti, a noi per primi, rispettando le regole. Grazie, buongiorno. Ecco. Andiamo sul giornale di nuovo. Sit-in improvvisato, in 400 a Monfalcone si sono radunati, ma presto la piazza diventa istituzionale. Accanto esercenti, artigiani, esponenti del centrodestra, prima la salute, certo, però è durissima andare avanti. Facciamo il punto della situazione anche sulle rotaie del tram e su tutti i lavori che stanno facendo a Montegrisa. Andiamo a pescare il servizio, a recuperare, dove ha parlato anche tra l'altro proprio Elisa Lodi, l'assessore ai lavori pubblici. Risentiamo. È nel piazzale di Montegrisa che sono stoccate e sempre lì vengono assemblate traversine e rotaie della nuova linea del tram di Opicina. Nuova per una manutenzione strutturale, in quanto la tratta, molto attesa dalla cittadinanza, non cambia e nelle prossime settimane si potranno vedere gli operai al lavoro proprio lungo il tracciato. Abbiamo un cantiere aperto, come sapete la consegna è avvenuta a settembre del cantiere. In questo periodo è già stato fatto il rilievo e le misurazioni di binari e traversine per la loro sostituzione. In questi giorni si sta lavorando a Montegrisa, dove c'è un'area di cantiere per l'assemblaggio della nuova struttura, quindi di nuovi binari e traversine, per poi procedere, speriamo ovviamente la prossima settimana, ma di questo magari dovremo fare a breve una riunione con gli uffici di aggiornamento, ma insomma nelle prossime settimane direi di vedere cominciare alla rimozione e l'assemblaggio dei nuovi binari e nuove traversine, ovviamente della linea del tram. Tappe queste, viene specificato dal Comune, che sono in linea con le tempistiche dei bandi e del rilascio delle autorizzazioni. Dopo il completamento dei lavori seguirà un sopralluogo dell'ente ministeriale che potrà dare il nulla osta al ripristino della tratta, in maniera definitiva e magari senza altri intoppi burocratici. Questi gli aggiornamenti sui lavori del tram di Opicina, che tanti non vedono l'ora che ricominci a viaggiare come si deve, ormai passato troppo tempo. Sto cercando di recuperare un'altra notizia, eccola qui, parliamo anche della Slovenia. La Slovenia sigilla i confini per altre 3 settimane, la decisione del governo, sentiti gli esperti, e questa, scandalo all'ospedale di Zagabria, la situazione in Slovenia che ormai è davvero davvero con una curva in crescita, sempre di più, non accenna a fermarsi, l'indice di contagio non si abbassa, anche ieri i nuovi casi di Covid in Slovenia sono stati 2.488 su 7.202 tamponi effettuati, il che significa che il risultato positivo, il 34,55% dei testati ricoverati negli ospedali del paese sono 660, di cui 109 in terapia intensiva. 8 decessi, visti i dati, il governo ha deciso di prolungare fino ai complessivi 28 giorni le norme restrittive emanate la scorsa settimana e valevoli per soli sette giorni. Vado nella notizia di cronaca estera, Nizza piomba nella paura, strage nella Basilica, Macron urla, siamo sotto attacco, un tunisino di 21 anni accoltella a morte 3 fedeli, una donna è stata decapitata ad Avignone, poi un uomo cerca di aggredire gli agenti in contemporanea, e poi a Jeddah assalto al consolato di Francia, sempre nella giornata. C'è chi pensa che questi attacchi siano coordinati. Qui nella didascalia che offre il quotidiano alle ore 8:50, un giovane entra nella Basilica di Nizza e in Francia e accoltella 3 persone. Alle 9:10 questo giovane Ibrahim Aussouini viene ferito dalle forze speciali e portato in ospedale. Alle 10:30 in un primo interrogatorio dichiara di aver agito da solo. Poi alle 11:15 ad Avignone, in un'altra città, un uomo assale la polizia con un'arma e viene ucciso, e alle 11:45 a Jeddah, Arabia Saudita, viene accoltellato una guardia del consolato francese. Alle 13:45 Macron interviene, i militari impegnati nell'antiterrorismo passano da 3.000 a 7.000. Questa è la situazione che ha gettato panico nella giornata di ieri. Troppo spesso la Francia si è trovata ad avere episodi di violenza di questo tipo. Ragazzo poi durante anche l'accoltellamento e mentre veniva portato in ospedale urlava Allah Akbar. Andiamo avanti con il quotidiano per andare anche a parlare della pagina
economica. Il superbonus spinge in Friuli Venezia Giulia la crescita delle società edili, la detrazione al 110% per le spese destinate a interventi di isolamento termico. In 4 mesi le imprese operanti in Italia sono aumentate di 4.971 unità. Siamo pronti per collegarci con la sala operativa della Polizia Locale. Sentiamo la situazione del traffico della città in generale. Pronto? Buongiorno. Con chi sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno, prego. Allora, la situazione è tranquilla, la notte trascorsa solo con interventi di routine, nulla di rilevante o degno della cronaca. Per quanto riguarda la situazione attuale, il traffico è abbastanza scarso e scorrevole sulla rete viaria. Per quanto riguarda i lavori presenti, ricordo che abbiamo in annunzio all'intersezione Calviare Guti un restringimento di carreggiata, si circola nel doppio senso di marcia sull'unica semicareggiata in direzione centro città. Lo scavo è in fase di avanzamento, speriamo appunto che rimanga in queste dimensioni, non si debba o chiudere la strada o fare cose più, diciamo, impattanti per quanto riguarda la circolazione. Dopo un'altra nota della Cegas, abbiamo la chiusura della via Cesca tra via Miani e via Rossi, anche qui per uno scavo a Cegas. La strada viene chiusa in orario della ditta, di lavoro della ditta, e nel resto della giornata, quindi dalle 17 fino alle 9 di mattina, il transito è consentito, mettono delle piastre per consentire il transito. Inoltre ricordo che è iniziato ieri i lavori di asfaltatura della via Forlanini, quindi della via Marchesetti, la nuova rotonda che è stata fatta vicino a Cattinara, sino a via Pestella la strada è stata fresata, quindi fare attenzione in quanto il manto appunto fresato può essere, diciamo, pericoloso per i veicoli due ruote, fare molta attenzione e procedere a velocità ridotta come i limiti previsti. Man mano i lavori continueranno e si andrà avanti con la fresatura e la successiva asfaltatura, appunto ripeto, della via Forlanini in entrambi i sensi di marcia. Altre manifestazioni, diciamo, che interessano a Vevità non ci sono, le uniche cose sono alcune in forma statica in Piazza Unità, e altre segnalazioni per il momento non avrei da fornire ai telespettatori. Grazie Lionello Schillani, ispettore capo, buongiorno, buon lavoro, grazie. Grazie anche a voi e a tutti i telespettatori. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Lavori sul ponte alla radice del canale, l'altra notizia che appunto vedevamo in apertura di rassegna stampa, scatta lo stop a bus e camion sulle rive, al via giovedì la messa in sicurezza della volta, il divieto di transito dei mezzi pesanti potrebbe durare fino a Natale. Il ponte verde è malandato, ha bisogno quindi di interventi urgenti, da giovedì 4 novembre stop al traffico pesante, quella sulle rive alla radice del canale di Ponte Rosso, e quindi una rivoluzione di viabilità che potrebbe portarsi fino alla fine dell'anno. Niente pullman né autobus con le linee 8 e 30 della Trieste Trasporti deviate, anche camion e tir saranno indirizzati verso altre strade. Recuperiamo per favore il servizio di Umberto Bosazzi, Slovenia al collasso per Covid, vista anche la notizia letta prima proprio sul paese confinante al Friuli Venezia Giulia. Poi fra pochissimo andremo anche in pausa pubblicitaria, poi però rientriamo per sentire la telefonata, se riusciamo a vedere quindi il servizio sulla situazione che abbiamo in Slovenia. No, va bene, allora andiamo intanto al telefono. Pronto? 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 No, non mi risponde nessuno, e allora vado a leggere una mail. Colpa del governo Conte dopo aver messo una serie di decreti che definire senza senso è un eufemismo, e lui ne va tronfio, tentando poi di dare ad altri la colpa di decisioni presuntuosamente prese. Poi anche un appunto verso Mattarella, capo dello Stato. Insomma, Pierpaolo un po' ci racconta quello che pensa per quanto riguarda chi prende le decisioni in questo momento e come le prende. Allora, torniamo sul quotidiano, andiamo sull'area portuale di Monfalcone, che passa nelle mani dell'Authority, calceduti ufficialmente alla Torre del Lloyd i beni dell'azienda speciale della Camera di Commercio della Venezia Giulia, operazione che è da 15 milioni di euro. Da ieri tutti i beni dell'azienda speciale per il porto di Monfalcone sono stati trasferiti all'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale. Il passaggio di proprietà della Camera di Commercio della Venezia
Giulia è stato siglato nella sede dell'ente di Trieste alla presenza del presidente Antonio Poletti, del presidente poi dell'autority Zeno D'Agostino, dei sindaci di Trieste, di Piazza e di Monfalcone, Manna Maria Cisinto, operazione appunto da 15 milioni di euro che arriveranno nelle casse dell'ente camerale in 10 anni. E qui sì che abbiamo però il servizio, giusto? Lo recuperiamo il servizio sul porto di Monfalcone che entra nell'Authority, il servizio di ieri andato in onda nel nostro telegiornale di Marco Stabile, così rivediamo e risentiamo un po' le misure che sono state prese. Cosa è successo? Sentiamo. Piazzali, magazzini, palazzine di Porto Rosega in mano all'Authority di Zeno D'Agostino. 310.000 metri quadrati di aree del porto di Monfalcone passano dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Una serie di autografi in successione del presidente camerale Antonio Paoletti sull'atto notarile hanno sancito un passaggio storico che amplia la capacità d'azione del sistema portuale anche nell'Isontino. Abbiamo un potenziale veramente da far paura. Il porto di Monfalcone, con la regione che ha ceduto le aree, le banchine all'autorità portuale, noi dovevamo fare sicuramente questa azione. Con questo gesto e con questa sinergia, devo dire la verità, con questa volontà di tutti di lavorare assieme, dotiamo Monfalcone di un futuro veramente roseo, sotto l'aspetto traffico merci, ma perché no anche sull'aspetto croceristico. Il lavoro è quello di una squadra fatta di istituzioni ed esperti del settore che ora hanno la responsabilità di dare ulteriore impulso alle attività. Ci sono le aree, questo è importante, ma poi c'è una continuità, cioè il vero tema oggi, capire, l'azienda speciale ha lavorato bene. Quindi noi dobbiamo essere capaci di continuare in questa attività, ecco perché ho sottolineato tutta l'azienda speciale e non solo le aree. C'è un tema importante di gestione di un porto che c'è qualcuno che conosce già e quindi noi andremo in continuità su determinate attività e abbiamo tutti gli elementi per farlo. E in discontinuità nella gestione invece di quelle che sono le aree, perché la modalità con cui si è operata fino ad oggi non è la migliore per ottenere investimenti, soprattutto da parte dei privati su quel porto. All'orizzonte nuovi investimenti, la definizione del piano regolatore portuale, ma in primis la realizzazione dell'atteso escavo per poter lavorare su tutta la banchina anche con le navi a maggior pescaggio. 22 milioni di euro, 20 anni. Io credo che l'altro giorno ne parlavo anche col ministro Patuanelli. Io credo che adesso sia arrivato veramente il momento. Il gigantismo navale, la possibilità di entrare con le navi che possono anche, come dire, risparmiare poi nella scelta di Monfalcone, sia effettivamente un obiettivo. Pausa pubblicitaria, prepariamola, andiamo in pubblicità, poi primo ospite della mattinata, subito dopo, con le vostre mail e le vostre telefonate, state con noi. Ben ritrovati, Siamo bene con l'ospite questa puntata, ospite che è Michele Babuder, consigliere comunale di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno e buona giornata ai telespettatori da casa, buongiorno a te. E proprio i telespettatori possiamo subito sentire, prima di iniziare a questo punto a dialogare, perché in realtà dovrebbe esserci forse rimasta una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? No, non è rimasta una telefonata in attesa, ma ci sarà fra poco perché sento i telefoni squillare. Rischio di finire di nuovo in lockdown? Si spera di no, perché il contagio di ieri con il picco di 468 è eloquente, poi purtroppo continuano ad esserci dei decessi giornalieri. Stiamo vivendo una situazione con numeri, forse per il Friuli Venezia Giulia, che non era abituato ad averli alti, però tutto sommato i posti ci sono in ospedale, siamo organizzati, insomma, vogliamo vedere con ottimismo la situazione. Ma c'è poi il rischio lockdown? Ma insomma, è quello che si sente da mesi e che tutti noi vogliamo scongiurare, ovviamente. Dipende dai nostri comportamenti, anche io credo dipende da quella che è la forza della pressione delle politiche ad ogni livello, per cui anche
per far notare quelle che sono ovviamente il buon senso e la responsabilità che da mesi ormai continuiamo a ripetere. Ovviamente in questo contesto di difficoltà enorme il pensiero va a chi, soprattutto in questa ultima settimana, si è visto costretto a chiudere le attività, i propri impegni professionali, non poter erogare delle prestazioni, dei beni, e ovviamente poi c'è il discorso che il fisco continuerà a chiedere quanto è dovuto relativamente ovviamente a degli esercizi precedenti, per cui io credo che fondamentale perché vi sia una tenuta sociale, ovviamente ci devono essere questi che il governo ha voluto chiamare ristori, ecco, al di là del nome. Abbiamo già visto che ieri sera purtroppo la platea di coloro che ne potranno in qualche maniera, non voglio neanche utilizzare il termine beneficiare, però almeno richiederli, è molto ristretta rispetto a quelle che sono le difficoltà di tutto il nostro paese e in alcuni settori in particolare è evidente. Certo che il nostro stesso paese non è nelle condizioni di altri paesi europei, della Germania o della Francia, che può permettersi, seppur non ovviamente con allegria, di chiudere nuovamente, ma le nostre dinamiche economiche sono molto peggiori rispetto a questi paesi. È vero, ci sono delle realtà come nel Friuli Venezia Giulia in cui sono aumentati i numeri, come io temo andranno ad aumentare in tutte le regioni italiane, anche se nella prima diciamo ondata, non so se è giusto definirla così, ma nel periodo di primavera, marzo-aprile, il Friuli Venezia Giulia ha retto comunque bene. Credo che anche adesso i numeri vengano a rassicurarsi in base a quelle che sono le disponibilità, ma è altrettanto vero che sotto stress sono gli altri servizi sanitari, sono quelli che poi ovviamente servono alla maggioranza della collettività. Non ci sono solo le necessità ovviamente Covid, ma ci sono, come è chiaro a tutti, degli ulteriori servizi che ne risentono e che ovviamente trovano anche uno scadimento nell'offerta. Certo, certo, poi a rischio anche il Natale, magari ne parleremo anche in quest'ora e mezza. Sentiamo il telefono, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Pronto. Pronto, buongiorno, in linea, prego. Pronto. Signora, mi sente? Pronto, buongiorno. Pronto. È in linea, signora, prego. Non voglio chiedere, no? C'è di ieri ho fatto un baruffo, di garo capire che avevi diversi personaggi proprio dalla schedina. È tanto affollato. No, 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 signora, riparte dall'inizio, non abbiamo capito, riparte dall'inizio. Ieri... Io stavo in corriera piena affollata, la 5, la numero 5, le dico pure. Okay. Talmente che la gente, alcune personaggi non avevano la mascherina. E io ho detto, signor mia, si metta la mascherina, che qua sta mal situati tutti, e per la salute di tutto il mondo. Lui mi risponde, perché non ti fai i fatti suoi? Che brutta parola, è male che le abbia risposto così. Grazie signora, buongiorno. Allora, beh, poi il francesismo, vabbè, dai, è presto, la mattina lo accettiamo. Vabbè, sì, sfogata la signora, ma insomma è evidente sì. A tutti che questa è una di quelle fattispecie in cui si contrasta con tutte le altre norme di principi di buon senso che vengono invece richieste ad altri operatori, ad altre categorie. Certo, certamente. In questo senso io continuo ad avallare la proposta che ha fatto ormai 10 giorni fa la Confartigianato Trieste, quindi quella di coinvolgere nella distribuzione e nell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale anche le categorie di quegli imprenditori del Friuli Venezia Giulia, che ovviamente non solo negli anni hanno sempre subito una concorrenza che non posso chiamare sleale, ma quantomeno favorita da differenti norme, ovvero per quanto riguarda l'autotrasporto di persone con ditte provenienti soprattutto dalla Slovenia o dai paesi contermini, ma sposo ulteriormente, mi farebbe piacere che se non lo fa, e non credo che questi siano gli intendimenti del governo, lo faccia la Regione in modo tale da sostenere quel comparto di imprenditori locali per la messa a disposizione ovviamente di bus propri, solitamente utilizzati nel turismo, che adesso non possono essere impiegati o perlomeno sotto, ovviamente sono aumentiamo il numero di mezzi in circolazione, quindi. Certo, mettiamo più mezzi in circolazione, cerchiamo di aiutare anche l'economia del territorio. Credo che questo
sia una proposta assolutamente condivisibile che avrebbe dovuto vedere il governo già pronto da mesi nel coinvolgere le ditte di autotrasporto delle singole regioni. L'ha fatta nuovamente la Confartigianato, io spero che anche la regione possa prendere in considerazione questa evenienza e eventualità e questa proposta, disponibilità delle categorie nel momento in cui purtroppo siamo destinati a vedere che perdurano dei, non voglio chiamarli dei disservizi perché avete dimostrato che non ci sono sempre troppe persone, ma ovviamente un carico notevole soprattutto per alcune fasce orarie ovviamente. Allora, volevo dare spazio un attimo prima della telefonata, un secondo, se andiamo con il PC, con l'immagine che sto vedendo al PC, ecco, in via Nordio una persona qui si domanda, facciamolo vedere questa immagine, eccolo qui, qui ci sono i cassonetti, se riuscisse a passare un mezzo dell'ambulanza, per esempio, piuttosto che dei pompieri, con i cassonetti messi così, insomma, un cittadino si segnala questa situazione in via Nordio, all'incrocio con la traversa, visto che c'è poco spazio. Bene, andiamo adesso invece al telefono. Non credo che quella sia la posizione consueta, mi sembrava quasi spostato, ecco, esatto, quindi fosse una marachella, insomma. Ecco, riposizionato. Esatto, da riposizionare. Pronto? Pronto? Sono Luisa. Luisa, buongiorno, prego. Ecco, buongiorno, vi auguro una buona giornata. Grazie, allora, prego, ci dica. Quelle africane, dove sei arrivato per fare quel brutto attentato in Francia? Dai barconi, no? Dai barconi dall'Italia. Dei barconi dell'Italia. Sì, sì, è passato per allora, Lampedusa, poi ha ricevuto un foglio di via, è andato in Francia ed è rimasto là. Che gavara, John. E aveva ragione, perché tu ti chiedi contro, e che aveva 100% ragione, che fra mezzo se brave persone e fra mezzo se anche attentatori. Ecco, e allora lo Stato dove si vede questo, che lui ha ragione, altro che là processarlo. Bisogna processar loro, chi che comanda in Italia, altro che Salvini. Salvini, non sai che mi ho simpatia per lui, logico, voto per lui sempre, però ha ragione, perché della, e se che vi è in mente di fare in Italia? Che lori colori, non si scherza, dite che tocchi la sua religione, te sono morto. Anche i francesi, cosa si andare a fargli quella caricatura? Bene, chiarissimo il pensiero, grazie Luisa, grazie, buongiorno. Si riferisce ovviamente alla tragica, il tragico episodio a Nizza, dove purtroppo un ragazzo molto giovane tunisino ha compiuto una strage nella chiesa di Nizza, insomma, chiaramente collegato ovviamente a episodi di terrorismo, ha urlato all'Akbar, quindi anche la Francia vive l'ennesimo episodio di questo tipo. È sicuramente... La Francia vive un periodo di scontro ovviamente di mentalità, da una parte di democrazia, di libertà, di espressione del pensiero e abbiamo visto negli ultimi giorni soprattutto contro la Turchia, quindi che rappresenta un po' l'estremizzazione di un istituzionale di un mondo islamico sommerso, credo che sia molto pericoloso, però a maggior ragione in questo periodo rinvigorire, rinfocolare ovviamente dei temi di contrasto religioso, perché purtroppo vediamo che poi ci sono dei folli che non so se determinati già nella partenza a compiere determinate azioni, ma ovviamente poi queste azioni vengono compiute sui nostri territori e quindi quanto più sta distante anche lo scherno, io lo dico proprio con estrema serietà, lo scherno religioso non va mai bene da nessuna parte, ecco, per cui al di là di quella che è difendere una libertà di espressione di cui la Francia ovviamente è portatrice come valore, io ritengo anche che a volte lo scherno sia ulteriormente motivo purtroppo per rinfocolare degli animi caldi che poi portano a degli atti drammatici. Certo, ci vuole rispetto sempre per tutti, chiaramente.
C'è una mail che la tira direttamente in ballo, consigliere. Sento parlare di tante persone che di piazza non è più amato come una volta. Pensate di candidare per il centrodestra qualcuno magari di giovane attento come Michele Babuder, ci scrive Rob. Quindi insomma, adesso le passo questa mail di Rob. Chi ci scrive me la passi, poi magari mandiamo l'invito. Ma il centrodestra si è unito verso la figura di Roberto Di Piazza. Diciamo che noi continuiamo a credere in quella che è la volontà dell'amministratore unico, principale, diciamo, non unico, di contribuire anche con tutti noi alla definizione di un ulteriore programma quinquennale. Poi è facile dire, ma se al quarto giro Roberto Di Piazza, insomma, a volte si scherza. Certamente a maggior ragione in questi ultimi mesi in cui si rinvigoriscono anche quelle che possono essere le critiche da una parte politica ma anche dalla collettività, insomma ogni momento o pochi giorni passano senza che vi sia una critica esplicita, ma io credo che faccia parte anche a volte siamo in campagna elettorale, di una campagna, no? elettorale. Poi io ringrazio Roby perché insomma indipendentemente manifesta un apprezzamento e quindi mi fa piacere che possa anche credere nel sottoscritto. Credo che non sarà questa l'occasione, insomma. E poi un'altra mail che invece è indirizzata un po' a Tele4 che dice nuovo ipotesi lockdown, ci dice coraggio Tele4, preparatevi alla straordinaria, insomma, della serie che torniamo in edizione straordinaria. Ma diciamo che non ne, che non ne, mi piaccia ne, stare ne fate tutto già abbastanza il giorno di edizioni non straordinarie, bensì continue, sì. Auguriamoci di non dare a voi ulteriori straordinarie. Erano diventate ordinarie. Beh, ma insomma, siete riusciti anche a trasformare il palinsesto vostro da straordinario ad ordinario, poi anche nei mesi successivi. Per cui, gioco forza. Gioco forza, avete ovviamente continuato ad informare come sempre, a fare compagnia e informazione, ovviamente a beneficio della collettività. E allora adesso andiamo invece a sentire proprio il cittadino. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo un'informazione da voi. Prego, mi chiedo. Allora, mio nipote ha fatto il tampone 2 settimane fa a San Giovanni. Sì. Però a noi non ci ha dato nessuna risposta. Teoricamente vuol dire che è negativo. Sì, però il medico di base che abbiamo noi non gli è arrivato, non mi fa il certificato per la scuola. Mia nipote va alle superiori, è maggiorenne e non può entrare. Allora, andate su, oddio, non mi ricordo, vediamo se riesco a ricordare. Allora, io ho telefonato tante volte al Dipartimento di Prevenzione, gli ho lasciato il numero, tutto quanto, loro hanno detto che mi chiamavano, entro ieri, e non mi hanno mai chiamato. Perché lei anche a casa, è da 2 settimane che è a casa, la scuola protesta. Ho capito. Provi ad andare sul sito dell'azienda sanitaria sugi.sanità.fvg.it, lì dovrebbe esserci tutta l'informativa, che proprio i metodi di comportamento proprio in corrispondenza del tampone. Se no, provate a insistere con il numero che vi hanno fornito. Il punto è che Ma loro non ci rispondono, ci dicono sempre lasciate il vostro numero e poi non ci chiamano. Va bene, ho capito. Comunque, insomma, provi ad andare sul sito e sulla sezione servizi della SUGI e vedere lì anche gli altri numeri che vi forniscono, perché ci dovrebbe essere tutta l'informativa. Ma che il medico, scusi, non dovrebbe fare il certificato? Dipende qual è la richiesta specifica. Ma è dal 2017 che con il nostro medico lui dice che non ce l'ha ancora di fare ricette e tutto quanto, però non li fa il certificato, non ha la risposta per fare il certificato. Allora, adesso proverò a risponderle. Grazie, buongiorno. Allora, la buongiorno. Situazione è qua. Non posso sapere, cioè, lo se specifico sei negativo il tampone, allora, la prima informazione è che
dall'inizio tendenzialmente se uno era negativo ovviamente non veniva avvisato, venivano avvisati solamente i positivi. Certo. Ma c'è un ulteriore servizio, tu hai nominato quello online della SUGI, ma anche il portale Sesamo nel quale possiamo ovviamente guardare il nostro referto, per cui se la signora va a verificare attraverso la SUGI, attraverso il portale Sesamo, anche il proprio stato della cartella o quello dei servizi, troverà anche la risposta che sarà o negativa o positiva, ma in questo caso penso assolutamente negativa. Ecco, però sì, poi sono già passate due settimane. Mi pare strano che il medico non faccia una cosa se ovviamente ha un referto, però dico, tutto può capitare, purtroppo dico, affidiamoci oltre che ai numeri anche alla tecnologia, pare che sia il nipote giovane, forse riesce a contattare anche il servizio online. Poi è chiaro che la signora ci dà il suo punto, la sua situazione, dovresti avere le carte sotto mano e vedere un attimo la situazione per capire esattamente cosa succede. C'è un'altra telefonata, credo. Sì, pronto. Ah sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Walter. Buongiorno Walter. Un chiarimento, io faccio parte di un'associazione che domani pomeriggio fa un'assemblea in un teatro di una chiesa. Mi chiedo se tutto questo è regolare, possibile, visto che i teatri sono chiusi, cinema pure. Ecco, solo questo. Grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, sono forme di aggregazione. A me sembra se non vado errato, sembra che non sia consentito associativa, nel senso che non ci si può aggregare per esempio. Non ha detto sia associazione sportiva o altro, ma indipendentemente l'associazione all'interno di un teatro, non lo so, non vorrei dare informazioni errate, ma non mi pare che sia consentito farlo all'interno di un teatro. Non credo neanche che quello stabile possa essere aperto. Assolutamente. Sentiamo adesso un'altra telefonata. Pronto? Pronto? No, non mi risponde nessuno. Devono andare appunto sul sito della SUGI o anche sul sito Sesamo per rispondere alle domande. Più persone che aiutano la signora che ha telefonato prima, certo, con le informazioni che abbiamo dato anche noi. E adesso sì che c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Bruno qua. Buongiorno, Bruno. Caro signor Bruno, buongiorno. Ah, buongiorno signor Babuda, buongiorno. Lei lega parlare di dinamiche economiche, no? Dopo accaduta del ristoro, contributi a fondo perduto, delle categorie che soffri. Ma c'è anche i pensionati con le pensioni al minimo, no? Adesso praticamente bisognerà anche andare a tirare fuori quei del proprio guscio, quei pensionati che c'è all'ultimo piano delle case dell'altra senza ascensor, 80 anni che ha pensioni al minimo. E questa è una categoria per permettere che di spendere, e se lo può spendere, ecco quindi che i parrucchieri, i baristi, insomma c'è una roba che si mordi la coda, no? La chiaro. Situazione data è questa, non siamo pronti per una seconda pandemia, la classe medica è praticamente in ambasce, no? Perché viene richiamato i medici in pensione, i reparti si pieni non per contagiati ma con meno acuzie, roba del genere, eccetera. Frequentando l'ospedale di Catinella se vedi che praticamente è un via vai conflitto e che questa gente non sa praticamente, diciamo, poco via a mani nude, no? Poco via a mani nude perché questo personale qua non sa cosa fare perché quadri, non sa, cioè, ma è la solita storia che sapete tutti quanti che la politica non è in grado di farlo. Adesso saremo a metà, saremo un quarto, saremo un ottavo, siamo circondati dalla pandemia, no? Il morbo in furia, eccetera, roba del genere. E questo, mi dico, al di là di questi ristori, contributi a fondo perduto, eccetera, noi qua a Trieste dovessimo battersi per la defiscalizzazione del territorio libero di Trieste. Grazie Bruno, buongiorno. Come si ritrova con quello che ha detto il signor Bruno? Ma come mi ritrovo sempre, il signor Bruno esterna dei principi che sono anche condivisibili in alcuni casi. Lui sa bene che
Io continuerò nel mio piccolo a sostenere ogni forma di, chiamiamolo, non dico sostegno, ma ogni forma di amministrazione finanziaria che tenga conto non tanto del territorio libero di Trieste, che in questo caso lo vedo esuberante, quanto del fatto che Trieste si trova in un contesto di vicinanza, ovviamente di confine, in una regione di confine con delle dinamiche molto diverse tra la fiscalità di un paese con termini come la Slovenia e la fiscalità di un, del paese Italia, per cui a maggior ragione, soprattutto in taluni periodi, sconta ancora maggiormente quelle che sono le differenze di queste proprio dinamiche, chiamiamole, di fiscalità. Prima abbiamo accennato al tema dell'autotrasporto, c'è l'autotrasporto non solo di persone ma anche quello ovviamente su gomma fatto attraverso i camion, i tir, c'è il costo della manodopera delle persone, ci sono le fiscalità ovviamente di confine che purtroppo inducono molti italiani ad andare a vivere oltre confine, perché quello che è l'imposizione slovena è minore. Ci sono delle dinamiche che ci portano, non dico a scuola che è un bene se uno riesce anche a imparare in altre lingue, che però poi portano i giovani ad allontanarsi. Allora credo che in una città o in un paese in cui ai giovani bisogna insegnare 3-4 lingue per poter emigrare, non per poter far cultura, credo che sia destabilizzante e privo di prospettiva. Per cui con il signor Bruno mi posso trovare d'accordo su molti aspetti, ovviamente contestualizzati non per una piena e libera autonomia che io ho sempre ritenuto come estranea alle nostre possibilità, ma per una maggiore attenzione come sussiste ad esempio per le province autonome di Trento e Bolzano. Bene, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno dottor Paladino, buongiorno signor Babuder. Buongiorno a lei. Io avrei da farle due domande. Se per cortesia può dire cosa ha detto dei buoni spesa perché sono arrivati in ritardo? E secondo, se è vero che fanno la fiera di San Nicolò. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata. Grazie, buongiorno. Allora, sui buoni spesa si sta preparando un'altra tranche da 150 euro, no? Ha detto proprio l'assessore Grilli ieri. L'ha anche detto da noi. Anche ieri, mi pare che prima tu leggessi delle notizie ancora più precise, esatto. Per cui assolutamente da questo punto di vista l'amministrazione cerca di dare la massima attenzione e sostegno. Prima giustamente diceva, già a novembre partiranno, sì, diceva il signor Bruno rispetto alle categorie degli anziani che dovrebbe in qualche maniera essere stimolata a spendere. Purtroppo dico gli anziani, quelli che hanno le pensioni minime non riescono neanche a sopravvivere. Coloro che invece hanno qualche cosa di più solitamente aiutano figli e nipoti per mantenere invece le famiglie che già si sono create, per cui credo che spendano sufficientemente per quello che possono in ragione della loro poi capacità di aiutare gli altri, perché il problema fondamentale è che spesso i giovani, tanto più in questo paese, in questo periodo, non lavorano e sono i nonni a cercare di dare una mano, un supporto. Quindi da questo punto di vista una gratitudine assoluta, ma un senso anche di riconoscenza credo che vada anche moralmente riconosciuto. Le dico di più, in alcuni stati mi facevano notare proprio l'altro giorno, come in America, anche se stiamo parlando di un ambiente totalmente diverso dal nostro, chi ha ricevuto dei contributi è stato in qualche maniera limitato a spenderli entro una determinata tempistica giornaliera, nel senso vanno spesi entro 30 giorni, per cui non un accumulo, bensì un ritornare a far girare l'economia. Credo che questo sia il pensiero: se si ferma un settore, non si ferma solo quel settore, ma ovviamente c'è tutta un'intera filiera che ne va a risentire, dai ristoratori, passiamo in un nulla ovviamente sia chi ci lavora, ma anche ai supermercati e anche ai fornitori, alla filiera dell'agricoltura, per cui è vero, è un cane che purtroppo si morde la coda. Mi chiedeva anche della fiera. Della fiera di San Nicolò ci chiedono, guardi, tra l'altro, se non si potesse fare addirittura in Porto Vecchio per evitare con ingressi contingentati. Beh, adesso obiettivamente l'amministrazione doveva in qualche maniera farsi trovare pronta nel caso in cui le manifestazioni fossero consentite. Quindi
Le delibere sono state prese a 10 giorni da quella che è stata poi l'ulteriore introduzione dell'ultimo emanazione, dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui evidentemente uno si fa trovare pronto, poi malauguratamente, qualora non dovesse essere possibile farle, e per ragioni di buonsenso e per ragioni ovviamente di normativa non verranno poste in essere. Certo, è chiaro che fiere e sagre sono alla valutazione per questi in contesti come questo. C'è una telefonata, la mandiamo prima della pubblicità. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, volevo sapere dal consigliere comunale, se possibile, informazioni sul saldo dell'IMU di quest'anno, che si dovrà pagare entro il 16 dicembre. Premetto che ho sentito il DPCM, non si capisce bene se è applicato solo alle categorie dei commercianti o di chi è in difficoltà oppure a tutti. Ho telefonato all'esatto, ma non me l'hanno saputo dire. Premetto che io praticamente ho ereditato una piccola seconda casa dopo la prima ondata di Covid, in cui è morta mia mamma e mi ha lasciato questo piccolo appartamento, che però non riesco a mantenere con le tasse, e sto cercando di venderla, ma nel frattempo ho dovuto pagare la prima rata dell'IMU, adesso devo saldare. E quindi volevo sapere se sarà qualche notizia in merito. E in più un'altra cosa, da giugno di quest'anno il comune non fa più gratuitamente la firma per, diciamo, il certificato di eredità tribunale, mi sono dovuto rivolgere privatamente a un notaio pagando un sovrappiù, quindi volevo sapere anche notizie di questa. È una situazione un po' personale, ma se può cercare di rispondere. Sì, guardi. Grazie, buongiorno. Prego, Babuda. Rispondo perlomeno sulla seconda. Le confermo che al comune non solo non è possibile più svolgere, ma non è che il comune ha deciso di non farlo. Al comune è stato intimato di non procedere più con l'autenticazione delle firme sugli atti successori proprio dal tribunale, ecco, non per volontà del comune. Per quanto riguarda la seconda rata IMU, io non ho idea però se il signore possa rientrare o meno in quelle casistiche. Bisognerebbe avere la documentazione. Ecco, non vorrei dare delle informazioni fuorvianti rispetto al singolo caso specifico. Sì, tra l'altro poi anche il fatto, cioè, mi dispiace anche per la situazione ovviamente che si trova ad affrontare, perché immagino che non sia poi vendere casa in questo periodo. Credo che sia una fattispecie purtroppo che ricorre spesso al di là di quella che è la difficoltà del periodo. Evidentemente un tempo, quando in Italia si stava bene, credo quando c'era molta responsabilità anche per le generazioni future, investire nel mattone o comunque cercare di aiutare, di comprarsi la casa, era una delle dinamiche migliori per aiutare i figli, seghelasse al quartiere. E credo che allo stato attuale, e purtroppo ormai da diversi anni, chi è più giovane, chi ha lavori decisamente differenti, per quello che dicevamo prima, pressione fiscale, poca attenzione a quelle che sono le difficoltà e le limitazioni anche degli stipendi, credo che sia uno dei problemi più grossi, ritrovarsi poi a dover pagare, come per gli imprenditori capannoni, anche per i singoli, le persone fisiche, appartamenti in realtà costruiti con il sudore, acquistati con il sudore dei nonni o dei genitori. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, poi torniamo ancora per la prossima ora insieme al consigliere Michele Babudera, fra poco. E ben ritrovati di nuovo in diretta col consigliere di Forza Italia Michele Babuder, e possiamo anche rispondere, purtroppo in realtà più specificamente, ma non la notizia ma non credo piace. Che, no, ma il signore credo che abbia ben interpretato anche quella che era la sua realtà dei fatti, nel senso che se non rientra in una di quelle
categorie specifiche che ovviamente hanno dovuto ridurre drasticamente o chiudere le proprie attività, dovrà continuare a pagare la seconda rata. Leggevo casa, cercando ulteriori conferme, dovranno essere proprio i proprietari delle prime case di lusso ovviamente e gli immobili che sono stati adibiti a seconda casa. Rimangono in piedi comunque le esenzioni per le prime case purché non siano di lusso. In questi casi la scadenza è confermata al 16 dicembre. Per cui a meno che lui non rientri, non possa provare di rientrare in quelle categorie fortemente limitate, ahimè credo che abbia dato un'interpretazione corretta anche lui stesso. Telefono allora, pronto? No, signora, sono Fortuna. Pronto, buongiorno, salve. Sì, io volevo chiedere la posizione del consigliere Babuda sull'argomento piscina. Che dopo 3 mesi di continuata raccolta firme, che siamo arrivati a oltre 6.400, che nessuna risposta arrivi dall'intero Consiglio Comunale, perché non è una cosa rivolta solo al consigliere Babuder, ma a tutti quanti, chiedo se non vi vergognate a obbligare le persone a chiedere delle cose che penso che sul problema sulla salute dovrebbe essere avere in cuore tutti quanti, compreso il primo cittadino, che quando lo ascolto ogni volta ha un'arroganza di fondo, è molto convinto che dice che fa la piscina terapeutica. Quando che si sa benissimo che invece dalle dichiarazioni dell'assessor Rossi parla di tutt'altro, in pratica parla di una spa e che non ha niente e nulla a che fare con la piscina terapeutica, che di questo rimane solo il nome. Pertanto io chiedo veramente che si prenda una posizione in questo, perché se veniste a ascoltare un po' oggi i cittadini arrivano ai banchetti a firmare, bisognerebbe ascoltarli, perché sono veramente arrabbiati e veramente hanno bisogno non solo la disabilità, che comunque delle dichiarazioni dai funzionari dicono che la disabilità in porto proprio non è il caso, probabilmente perché sono brutti da vedere. Perciò se voi siete padri di famiglia, avete qualche problema in famiglia, penso che tutti quanti voi dovreste avere a cuore il problema della salute dei cittadini. Tra l'altro tutte le piscine che sono a Trieste sono tutte con barriere architettoniche, pertanto è un sacco di persone che non riescono più a curarsi. Pertanto, va bene, grazie, penso, chiaro signora, grazie, buongiorno. Allora, la piscina terapeutica ormai è un mantra che non finisce più. Ma io continuo, guardi, a dirlo dal primo giorno, sinceramente se posso rispondere, e assolutamente non lo voglio fare con mancanza di rispetto, ma con onestà intellettuale, io dico alla signora che non mi vergogno nel momento in cui io cerco di dare un mio contributo e nel momento in cui io cerco di non prendere per i fondelli le persone, pur avendo anche delle idee magari e delle prospettive differenti. Finché nel mio piccolo io continuo a svolgere il mio ruolo con passione, ascoltando i cittadini e cercando anche delle nuove soluzioni, perché ovviamente io lo dico proprio con il cuore, dal primo giorno io sono stato tra i primi a dire che bisognerebbe andare oltre l'acqua marina, il che non vuol dire accantonare l'acqua marina, il che vuol dire che in quella struttura, acqua marina intendo come struttura, non come servizio terapeutico, che nella struttura, ahimè dico, lo sottolineo come con il dispiacere di tutti, delle rive, della sacchetta, difficilmente si sarebbe potuto investire e ritornare a mettere piede, se non altro a nuotare e offrire quei servizi che venivano offerti prima in tempi brevi. Questo io l'ho detto fin dal primo giorno in cui, ahi noi, quella maledetta giornata, quel pomeriggio, è crollato il tetto, per fortuna senza almeno quello creare delle vittime, questa è l'unica consolazione. Perché andare oltre l'acqua marina? Perché l'acqua marina, nonostante servisse una gran quantità di persone, ovviamente offrendo un servizio specifico che era stato creato ad hoc dall'amministrazione comunale negli anni precedenti, quindi di dare acqua calda a persone, acqua marina calda a persone che ovviamente ne traggono un beneficio, che possono avere dei benefici anche non solo fisici ma anche intellettuali e psicofisici,
sarebbe stata una prospettiva non immediata. Lo sappiamo benissimo che non basta il fantomatico milione, non sarebbe bastato, non basterebbe per nulla il fantomatico milione di euro che qualche politico ha voluto risollecitare in questi giorni. Lo sappiamo benissimo perché la proprietà non è del comune, lo sappiamo benissimo perché al di là di quella che è la copertura sono andati, immagino, mi pare, anche se nessuno di noi ha potuto metterci piede, sono andati rovinandosi e deteriorandosi totalmente quelle che sono anche le strutture della vasca e delle altre parti comuni, ma soprattutto già a priori e prima di questo maledetto crollo anche le strutture che si approvvigionavano dell'acqua marina avevano le loro età e purtroppo erano già in alcuni casi oggetto di attenzione. Questo non toglie l'assoluta necessità che l'amministrazione comunale in primis debba impegnarsi per ricostruire una nuova piscina con le medesime caratteristiche di acqua, di approvvigionamento, di temperatura e di finalità. Quindi sempre è stato detto che la finalità principale deve essere quella di terapeutica, quella sanitaria, quella volta al beneficio psicofisico delle persone. Detto un tanto, sono state messe anche le risorse. Il nostro contributo dell'amministrazione comunale è stato messo da subito a disposizione e si è andati a cercare altri siti. Questi altri siti, volenti o nolenti, non sono piaciuti alla soprintendenza e quindi se ne stanno trovando comunque all'interno di quel bacino che è l'unico che consentirebbe di costruire nel tempo più breve, purtroppo io so che il breve è un termine che non piace in questo contesto, ma nel tempo più breve, una nuova piscina anche per andare a risolvere, come giustamente ha detto la signora, quegli impedimenti che in altre piscine è evidente sono sotto gli occhi di tutti, e per i gradini o per accessi facilitati, poi ci sono e c'è la disponibilità dei gestori nell'aiutare, quindi nel sorpassare anche per le persone con disabilità alcune ulteriori impedimenti che sono deleterie, che sono ovviamente da criticare ove ci siano e da ripristinare, ma è altrettanto evidente che nella struttura vecchia della sacchetta non si sarebbe potuto mettere un chiodo nei tempi così come qualcuno ha voluto prospettare, posto che è ancora sotto sequestro e mi pare che la magistratura abbia proprio di recente inteso rinnovare quella che è la propria assoluta indisponibilità a lasciarla di nuovo libera e quindi a levare i vincoli che adesso in questo momento sono sotto la sua volontà. Roby ci dice che l'unica persona che dovrebbe vergognarsi è il progettista della piscina che è crollata. Allora, questo ci dicono da casa, però noi andiamo al telefono. Pronto? Può segnalare? Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo segnalare che in via del Lavaretto, buongiorno, in via del Lavaretto, all'altezza del 1921, sta crollando la strada. Ok, altro da dire? Si è crollato un muro e gli ha messo dei pai per finire su che non crolli altro. Si è formato una diga. Questa diga ha deviato il corso del rio Castisino sotto la strada. Si è formato un buco che ha circa un metro cubo di materiale che si sta portando via con l'acqua. Se non intervenì, la strada crollerà. Scusi, via del Lavaretto dietro... un altro assessore. Chiedo venia, via del Lavaretto dietro il ponte ferroviario, dietro il cavalcavia, prima di via del Perarolo. Via del Lavaretto, sì. Se là del ricreatorio. Sì. Su in alto, lasciato che sia il ricreatorio. Sì, certo. La strada che va su del ricreatorio, sì. Là è il rio Castisino. Bene, sta crollando la strada. Sta crollando la strada. Verrò a vedere io molto volentieri, se ha lasciato il numero, se ce lo lascia la contatterò anche perché...
de Royal Barcola, cosa sono lì? Sì. Vini Vera. Verrò a vedere, considerando che conosco abbastanza bene la zona, insomma, non ho nessuna difficoltà. Va bene, ecco. grazie, buongiorno signora. La trasmissione serve anche a questo, no? Assolutamente, sia mi risulta che se siano stati anche di recente dei lavori. Fatti tutti i lavori dell'Acegas per risolvere altre problematiche. Ora andrò a vedere questo muro, che immagino sia di pertinenza privata, però andrò a vedere, diciamo, poi un blitz una si può fare, diciamo. Andiamo a vedere, al di là del blitz, insomma, vado volentieri, ecco. No, certo. Allora, continuano ad arrivare le telefonate, a questo punto lascerei ampio spazio. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno a lei e buongiorno al signor Babuder. Grazie. Io vorrei signora. Chiedere al signor Babuder se può fare qualcosa, un'interrogazione o non so cosa, al signor Scozzai. Lui insiste a dire che ci sono i contapersona sugli autobus, al di là di mascherine sì, mascherine no, non voglio entrare in polemica. In base a cosa lui fa un contapersona? In base alle timbrature? No, perché la maggior parte di noi abbiamo l'abbonamento. Io non vado tantissimo in autobus, però volevo capire, lui insiste nel dire che la capienza non è massima perché ci sono i contapersone. E l'autista che si alza conta tutte le persone? Ci non sono anche le telecamere, signora. In autobus. Ci sono le telecamere dentro l'autobus, cosa, signora. Lui insiste nel dire. Ci sono le telecamere dentro l'autobus col contapersona, signora. E poi volevo chiedere un'altra cosa. Ma mi ha sentito la signora mentre le rispondevo in diretta? Mi sta sentendo, signora? Pronto? Non sento niente. Pronto? Mi sente adesso? Sì. C'è il contapersone. Adesso la sento un po' c'è meglio. C'è il contapersone, sono collegate le telecamere che sono dentro l'autobus. Ci sono delle telecamere dentro l'autobus. Ma guardi, ho parlato con diversi autisti e mi hanno detto che questo non è assolutamente vero. Non lasci stare gli altri autisti. Chi le ha detto chi le ha detto questa cosa? Chi le ha detto questa cosa? Mi ascolti? Le sto rispondendo in diretta. Chi l'ha detto questa cosa ha spudoratamente mentito. Ho io nel mio cassetto tutti i prospetti del contapersone che mi ha fornito personalmente il presidente Luccarini proprio quando siamo andati a fare il servizio. C'è un contapersone, ci sono telecamere interne che fanno registrare come la capienza non vada mai oltre l'80% e c'è un contapersone, questo è sicuro. Se poi a voi raccontano altre cose, quelle persone mentono. Dovevo specificare questa cosa. No, ma al di là di tutto io capisco che ovviamente l'impressione che noi abbiamo alle fermate dell'autobus o nel momento in cui le persone salgono e scendono non vadano verso l'irrazionalità, nel senso che uno dice guarda quanta gente c'è. Poi è altrettanto vero che io ho seguito con molta attenzione la vostra intervista la settimana scorsa al presidente Luccarini proprio perché anch'io ricevo come molti, sia qui sia altrove, delle segnalazioni e mi sono dovuto ricredere rispetto ad alcune situazioni che venivano rappresentate, proprio perché alla luce di quelle che sono state le considerazioni del presidente Luccarini, le stesse sono state confutate da delle, chiamiamole prove, anche se non siamo in un processo, ma insomma da delle fattispecie concrete. Questa ad esempio è una di quelle, il fatto che le stesse telecamere contino e dimostrino anche quanto è lo spazio occupato. È altrettanto vero. Oltretutto sono dati pubblici che vanno direttamente in regione, sul web si certo, possono tranquillamente consultare. Non c'è assolutamente una gestione, chiamiamola così, familiare. E soprattutto io mi rendo conto però che nel momento in cui c'è un afflusso sia di giovani sia di adulti, è altrettanto vero che i giovani magari sono più bassi, stanno più vicini, sono più in gruppo e quindi ci possa essere l'impressione, io dico purtroppo, che quel distanziamento non venga assolutamente mantenuto, però anch'io lo ribadisco. Che, è chiaro che non potendo stare nei primi due metri antistante all'autista è normalissimo che la gente si assembri verso la coda. Ritengo però ovviamente, come lo dicevo prima, che ogni sforzo ulteriore che venga messo in campo per l'implementazione anche attraverso il coinvolgimento di società terze, perlomeno destinando alcuni servizi specifici, sia una delle piccole soluzioni, dei piccoli accorgimenti che potranno ulteriormente aiutare e non presi solo perché li si vuole prendere, se non altro per
distinguere anche la categoria di utenza che abbiamo visto spesso porta a mettere gli anziani oppure a far andare gli anziani negli autobus anche quando potrebbero evitarlo. Io ho proposto tempo fa, ne ho riparlato anche con l'assessore Lo Bianco, di posticipare alcuni servizi che notoriamente la mattina vengono diciamo visionati e utilizzati dai giovani e dagli anziani, come ad esempio la visita ai parenti nei cimiteri. Credo che sia una delle soluzioni piccole percorribile, perlomeno per disincentivare quella che può essere l'affluenza delle persone, io non voglio dire anziane, ma più grandi, negli orari mattutini, che sono quelli principali in cui i giovani prendono l'autobus per recarsi a scuola. E grazie a Dio che ancora ci vanno. Eh sì. Andiamo ancora di nuovo al telefono. Pronto? Buongiorno, sono Rosella. Telefono per la signora che ha problemi con il certificato dell'immunità dal Covid. Sì. Allora, deve telefonare al servizio profilassi malattie infettive via Ralli, responsabile del procedimento dottor Giulio Rocco. Telefono è 040 399 7504. Brava signora. Vi ringrazio, non volevo dire altro. Grazie, gentilissima lei, grazie a lei signora, buongiorno. Ci si aiuta tra telespettatori, questo è molto bello. Fa molto piacere che al di là del... vede, io non è che posso andare a cercare adesso un computer o altro, però spero che sia un altro numero rispetto a quello che ha approvato fino adesso la signora, ma fa molto piacere che uno cerchi in questa comunità in cui ci ritroviamo adesso di dare delle soluzioni, quindi grazie anche alla signora. Certamente, certamente, aggiungiamo profilassi.dip@sugi.sanita.fvg.it per l'area Giuliana, ex provincia di Trieste, insomma, scriverle le mail, ripeto, profilassi.dip@sugi.sanita.fvg.it proprio per chiedere anche quello, le specifiche sui tamponi, no? Sulle tempistiche, le varie modalità a seconda di che tipo di tampone si è fatto. E, c'è però una mail che volevo leggere. Egregio signor Babuder, un milione non basta per l'acqua marina, però buttare nella spazzatura 1.300.000 all'anno per il tram di Opicina va bene, bravissimi. Mario qui critica. Assoluta, non basta 1.000.000 sulla piscina, ma nulla a che vedere, che non mi pare che siano stati buttati 1.300.000 euro altrove. Certo è che ci sono delle priorità, ovviamente io ritengo che su alcune di queste, volenti o nolenti, sempre con responsabilità e senza voler fare mai dello scherno o della essere saccente, delle priorità come il tram, che ovviamente dovevano essere rispettate nel più breve tempo possibile. Adesso io auspico che ne avete dato anche voi contezza ieri con il servizio, a breve verranno anche installate i nuovi binari, per cui sì. Credo che siano due argomenti differenti. È un po' come giustamente si dice, si poteva utilizzare per questo, per quello, mettere d'accordo tutti è difficile, però anche illudere le persone io credo che non sia un bene, tanto più in un momento in cui, come sull'acqua marina, è giusto fare sentire la propria voce, assolutamente sì, non è una questione che non viene valutata. Io temo che se non si trova... se non si porta a definizione quanto prima la soluzione del Porto Vecchio, poi si ritorcerà ovviamente anche contro, ma so e sono certo e consapevole che non è assolutamente sottovalutata. Andiamo ancora al telefono, pronto? Volevo solo fare un appunto riguardo al discorso degli autobus. Quando hanno tolto il distanziamento, cioè un sedile sì, uno no, e lì il distanziamento non esiste più, anche se siamo in pochi in autobus, ma si riempie tutti i sedili, il distanziamento non c'è. Se va alle poste ha una sedia sì, due sedie no, in tutti i posti, in autobus no. Ecco, era questo un po' l'appunto che volevo fare. Grazie signora. Un'altra cosa sola. Sì. Allora, per quanto riguarda il che è stato dato un voucher per il
quelli che andavano a lavorare e i ragazzi che andavano a scuola, e non è stato accolto per le povere casalinghe tipo io, che comunque avevo l'abbonamento annuale, io non avevo diritto a niente, ecco. Anche questo mi sembrava un po' così, cioè i miei soldi, che non sono tanti, comunque valevano come quelli degli altri. Le casalinghe non hanno avuto nessun rimborso, come i pensionati. Tutto qua. Grazie signora, grazie, buongiorno. Adesso non voglio fare assolutamente un dispetto alla categoria delle casalinghe, ma non è una categoria ufficiale, tra virgolette, quindi insomma, cioè, non è che ci sono dei contratti. Quindi è chiaro che gli ristori che poi vengono, o i voucher o tutte le misure economiche che vengono previste sulla base di contratti stipulati e stipulabili. Quindi diciamo che per fortuna che esistono le casalinghe. No, esatto, però, quello sì, quello sì. Diciamo, io intendo dire, io forse ho percepito dire, dalla signora, non percependo reddito, non c'è neanche dalla signora, io ho percepito invece un diverso aspetto, ovvero pur non lavorando, ovviamente io ho pagato il mio biglietto, no, certo, che vada certo, da una parte o che vada dall'altra, ovviamente l'ho pagato perché non devo essere ristorata, anzi a maggior ragione io aggiungo nel momento in cui non lavora e non ha un'ulteriore contribuzione, quello che aveva l'ha destinato anche a un servizio pubblico, ma credo che in realtà Gianluca su questo aspetto qualche cosa si stia già muovendo, per cui io non sono nelle condizioni di anticipare nulla, ma sono convinto che qualche cos'altro verrà riconosciuto. Però poi il trasporto pubblico, che come lei aveva detto, ma anche altre persone, altri politici, aumentiamo il flusso di autobus, il numero di autobus, no, di mezzi, quindi chiedere anche che il governo si muova in tempi rapidi. Sì, ci sono, allora, non si può andare a rivedere tutte le tratte, perché questo è eloquente, nel senso che la pianificazione di un servizio annuale o stagionale che sia richiede dei mesi che non siamo io e te, scusa se ti do del tu in questo frangente, che diciamo ma spostiamola da qui a lì, posso fare dei minimi cambiamenti, ma la gestione del servizio è un qualche cosa di piuttosto complesso, non è che ci sono solo quegli autobus per alcune linee, alcune reti, no, non è cosa da poco. Altro, e soprattutto in questo momento la difficoltà è quella di garantire il personale che poi guida questi mezzi e soprattutto i mezzi stessi, ecco perché io dico qualora possibile il supporto deve venire da chi i mezzi ce li ha già e il personale pure, non solo richiedendo una rivisitazione di quelle che sono le dinamiche attuali di gestione di flusso. Ecco. E poi c'è anche da dire un'altra cosa qui, adesso magari l'abbiamo detta anche tante volte, è chiaro che se non prendi l'autobus non c'è assembramento banalmente, quindi quando si può evitare di uscire senza motivi, non dico impellenti perché siamo comunque in un regime di libertà ovviamente, certo, che ci mancherebbe altro, però se magari la spesa l'ho già fatta non la vado a rifare il giorno, cioè perché esci la mattina alle 9 se non lavori e non hai altre cose da fare? Dalle 7 alle 9 io continuo a dirlo dovrebbero uscire unicamente lavoratori e studenti che vanno a scuola, chi non ha niente da fare non esca, questo è il primo principio, magari cercando invece di garantire quei servizi a delle persone più grandi che possono uscire tranquillamente dalle 9 alle 12 all'1 insomma per preparare la spesa, quelle che sono le proprie dinamiche, insomma. Si tratta solo di spostare la fascia oraria praticamente, anche di servizi casomai. Ci richiediamo tutti perché abbiamo delle regole, le regole non dovrebbero esserci nel momento in cui uno con un po' di buon senso riesce a rispettare l'altro e fare il meglio per sé e per gli altri. Andiamo ancora al telefono, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, pronto, prego. Adriana che parla. Prego, ci dica tutto. Volevo dire, quella signora che si lamenta per la famosa piscina terapeutica che mi ha fatto una pietà. Io sono una volta all'anno che vado in RCA, che adesso non si può, devo fare 28 fisioterapie obbligando gli altri, compresa la Croce Rossa, che mi portano in via Udine. La prima cosa. La seconda, quella degli autobus, mi dicono persone, perché io fuori proprio da marzo, se non sono accompagnato in macchina, non vado, perché se non mi trovo in terra, sono ammassati i vecchi uno sopra l'altro negli autobus, non sono nemmeno in quanti.
E in più quello perché mi toccava un figlio in cimitero, in settimana stavo andando con volontario della Costa Rossa per andare da mio figlio, non mi hanno dato il permesso, quando l'ho rimesso alla navetta. Va bene, grazie, buongiorno. Problemi di viabilità, problemi sul trasporto pubblico, e poi la signora ha citato anche altro. Ora ci si inizia anche a porre delle domande, no? Verso un periodo che sta andando sempre più verso le chiusure. La signora ha toccato il tema della navetta all'interno del cimitero comunale, credo che sia peraltro una navetta messa a disposizione dalla fondazione, per cui credo che si dovrà trovare una soluzione per cercare di garantire perlomeno un minimo di trasporto all'interno del cimitero. Ovviamente la signora stessa dice, pur capendo quelle che sono le necessità, mi pare di aver capito che gli autobus, se sono in alcuni casi pieni, o comunque questa è la percezione, sono pieni di persone di una certa età, per cui il discorso rimane sempre lì, cercare di stimolare, riuscire a far capire a queste persone che l'andare alle 9 piuttosto che a degli orari prestabiliti da quello che è il nostro umore forse sarebbe la cosa migliore. Andiamo in pubblicità, poi torneremo per l'ultimo spazio insieme al consigliere Michele Babuder, quindi pausa pubblicitaria, state con noi e a fra poco. Allora, davvero, davvero, qui volevamo parlarne un pochino, ma veramente una breve battuta. Davvero è a rischio il Natale? Secondo alcuni sì, secondo altri no. Perché? Perché se il DPCM dura fino al 24 novembre, però poi il Natale, prima o poi bisognerà pensarci, allora facciamo i bonus Natale, ma se poi non mi posso ricongiungere con le persone per dargli i regali, non ha senso andare a fare le spese di Natale. E quindi la situazione del Natale è ancora un punto di domanda, poi con le chiusure, i ristoranti che non sanno cosa accadrà, quindi anche quello è un tema, no? E intanto ci sono gli alberi in piazza, non c'è ancora la stella cometa, che voglio capire in che verso verrà rivolta quest'anno. Un po' di faceto, mi hai detto che a te il Natale piace, come credo piaccia anche al sottoscritto e agli altri. Certo. Credo che il tema fondamentale magari di questo Natale, come è stato anche quello di Pasqua, possa essere quello di recuperare per quanto possibile i nostri valori familiari e la nostra voglia di capacità anche di stare vicini, perché spesso nella vita frenetica quotidiana ci mancava. Io vorrei scongiurare, ovviamente non posso neanche immaginare a un Natale costretti e rinchiusi, ma ovviamente il Natale credo come ogni altro giorno, al di là del grande valore e della grande valenza cristiana del Natale stesso, sarà vissuto tanto più in questo periodo con una forma totalmente differente, se non altro nell'animo, perché chi non ha reddito in questo momento, chi ha delle difficoltà, difficilmente potrà andare a spendere. L'unico consiglio che io continuo a dire, o perlomeno più che un consiglio, è l'auspicio, è che noi nel nostro piccolo si cerchi invece di sostenere quella che è la nostra, comunque il nostro tessuto economico, sociale e cittadino in particolare, io credo, perché diversamente al di là dei ristoranti, dei bar che ovviamente non potranno fare né le cene aziendali, cioè sembra che ci siano dei ricordi purtroppo lontanissimi nel tempo, perché siamo stati abituati a un distanziamento che ci crea lontananza dagli amici, da quella che è la vita quotidiana, che si può anche contestare, ma è un dato di fatto e questo è, quindi non credo che sarà un periodo di allegria, nella maniera più assoluta di responsabilità e consapevolezza invece di quello che è il significato, sì, assolutamente, come lo dicevi tu, l'auspicio perlomeno di tornare dai propri cari.
Se non aprono le regioni, faccio un esempio, cioè tu, in Italia la gente si dovrà riunire in qualche modo, no? Quindi chi abita in altre regioni, gli studenti che sono fuori, piuttosto che famiglie spezzate, no? Non ho la capacità e la possibilità di fare previsioni, Gianluca, per cui tutto dipenderà da come andranno anche questo prossimo mese di avvicinamento, insomma, mese e mezzo. Ovviamente la speranza è che l'idea di chiusura sia proprio quella già adesso da evitare, che io non vorrei neanche prendere in considerazione. Per le luci, approfitto del sarcasmo, l'unica cosa che io continuerei a levare dagli alberi sono quelle palline rosse, faccio solo una battuta, ma ovviamente il contesto è molto più serio, ecco. Certo, cui... certamente, poi ci vuole anche un po' di si cerca di sdrammatizzare, pochino, bravo. No? Vale l'ottimismo, non so se l'ottimismo è sempre nell'ultima pagina, ma l'ottimismo non vuol dire far finta di non vedere, ecco. Allora, dalle mail ci dicono non prendere l'autobus, ma cosa dite? La gente ha da lavorare, ma state scherzando? Beh, allora, non parliamo un'altra lingua, non abbiamo detto non prendere l'autobus, abbiamo detto chi lavora e sì, ovviamente. Abbiamo detto anzi l'esatto opposto, che la mattina in determinate fasce orarie l'auspicio è che gli autobus vengano utilizzati solo da chi lavora e da chi ha necessità, finché sarà possibile, io spero a lungo, per i giovani di andare a scuola. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? 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 Buongiorno. Pronto, sei Yolanda qua. Buongiorno. Buongiorno signora Yolanda. Allora, noi parliamo per l'autobus 33, che noi sapevamo già quando che va al Galvani e che va e che torna, non potevamo salire, proprio no, non se può. Ma noi tutta la mattina avevamo l'autobus ogni 13 minuti, che è tre autobus che girano. A luna, quando che viene fuori la scuola, che c'è tanti fiori, ma non se fiori, se grandi ormai al Galvani, no? I se fracca i poveri, perché noi che lascia quelle due ore ancora? Ogni 13 minuti che noi proprio non potevamo neanche salire, escluso, ma proprio noi sapevamo che già di non andare. Però un'altra roba, Inizio dovrà fare la tessera per le persone grandi allora. A mezza mattina potremo andare, quando potremo andare? A metà pomeriggio? Grazie signora, ma... buongiorno. Ha toccato il tema che toccava lei prima in realtà, cioè fasce orarie, possibilità. Quella che dice la signora è una simpatica provocazione che poi io non la ritengo neanche tanto così lontana nelle possibilità. Forse arrivava quasi all'autocertificazione per i grandi. Quindi quando escono i grandi, dove vanno i grandi e cosa possono fare i grandi per non chiamarli più anziani, mi fa molto piacere. Il tema è questo, signora, non ci sarebbe bisogno di un'autocertificazione se uno usasse quegli autobus, come dice lei, dalle 9 alle 12, in cui sono ogni 13 minuti e tendenzialmente non sono assolutamente pieni. E quindi insomma è chiaro che la possibilità logistica c'è per riuscire un attimino ad avere anche afflussi un po' differenti. Volevo un po', ho tra l'altro ripescato il DPCM perché poi volevo tornare su un argomento e per esempio c'è il tema, leggevamo stamattina sul giornale che fa un po' discutere, il fatto che da come sono scritte le parole del DPCM non si capisce bene cosa si possa fare e cosa non si possa fare in più contesti, no? Si raccomanda molto di non uscire se non per le cose necessarie, per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, insomma per tutti i motivi del mondo. Quindi anche lì ci dicono vi consigliamo di non uscire, però poi potete uscire per fare tutto, piuttosto che non potete consumare bevande e cibi dopo le 18, ma non specifichi e se il cibo me lo porto da casa, piuttosto che, cioè io mangio su una panchina, non puoi automaticamente dedurre che l'ho comprato in un bar dopo le 18, ovviamente. Quindi insomma piccoli vulnus di sistema che stanno facendo anche un po' discutere, se vogliamo. Le cose non sono mai chiare, quindi. Ma quando si vuole scrivere tutto, si scrive tanto, troppo e male. Questo
È un dato riscontrabile non solo magari nel DPCM di cui siamo diventati ormai esperti tutti da marzo, perlomeno ne abbiamo sentito parlare e poi vogliamo interpretarli. Noi abbiamo il vulnus più grande è quello di pensare, non è questo il caso, ma in generale di dover fare una legge ogni nuova fattispecie che viene a rappresentarsi di necessità. In realtà forse il più delle volte più si scrive peggio è, perché vengono anche a mettersi poi in contrasto altri principi già normati. Per quanto riguarda nello specifico il DPCM, io ho trovato molto utile che poi sui diversi siti del governo, del ministero o anche delle regioni sia stato dato spazio alle cosiddette FAQ, alle domande, quindi delle domande che pongono le persone che ovviamente quei DPCM non sono tutti esperti a interpretarli, per le attività ordinarie, lo dicevamo per l'attività sportiva prima, lo dicevi tu adesso per la questione dell'uscire, quello che si può fare o non si può fare. Ti ricordi i primi vostri giorni di trasmissioni in diretta, di sveglia o di giornate di straordinarie, dalla mattina alla sera, era posso far questo, posso andare con mio marito in due in macchina, possiamo andare di qua o di là. Ovviamente c'è la questione delle raccomandazioni del governo che non sono normate da nessuna parte, perché la raccomandazione insomma ha un altro valore paternalistico, certo, che diversamente può essere normato e quindi anche eventualmente sanzionato se rimane una raccomandazione. Certo, il discorso è molto semplice. Ahimè, in questo periodo, fino ad adesso, tranne il periodo estivo che per me è stato anche un po' troppo lasciato allo sbaraglio, ci è stato chiesto di in qualche maniera limitare la nostra convivialità, la nostra socialità, che è una cosa bruttissima. Quindi di indossare delle protezioni, noi se abbiamo la finestra aperta e stiamo distanti la mattina, se si esce, se uno riesce a respirare dalla finestra almeno un po' di aria buona, o la sera quando c'è meno gente, è già quasi un regalo. Quindi credo che questa sia la più grande tristezza morale, al di là di quelle che poi sono tutte le ripercussioni economiche che si sviluppano in chi si trova limitato nell'attività, insomma. Però è evidente che chi troppo vuole scrivere, scrive male alla fine. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, pronto? Buongiorno, prego. Allora, io intanto saluto lei e il signor Babudar. Buongiorno. Buongiorno, signora. Allora, io voglio dire, veramente diverse cose che ha detto sono vere, diverse, però alcune ci sono alcune. Allora, è vero che giugno, luglio, agosto era pieno, ma quello è ogni anno. Gli autobus sappiamo che abbiamo problemi con certe linee, 6, numero 9, 36, solo questa è una realtà che ce l'abbiamo già da 20-30 anni. Prima per la maleducazione della gente, cioè nel senso, allora, primo, certi non vogliono prendere la macchina perché ci sono problemi di parcheggio, secondo, certi non ce li hanno, terzo, certi vanno tutti alla stessa ora, questo parlo per la situazione che sono ormai da tanti anni in estate, e poi anche per gli autobus, poi diciamo, ce l'ho chiaro, non è che ce ne abbiamo tanti di autobus, questa è una, e quindi forse quel discorso non è... E quindi forse da potenziare sarebbe, anche perché ci sono le scuole, la signora dell'autobus 33, c'ha pochi autobus, poche corse, comunque limita la situazione. Bene. Ma io volevo dire un'altra cosa, ieri in pronto soccorso sono andata a curarmi, sono andata per curarmi un'infezione che ce l'ho da ottobre, alle carte regola, mi hanno fatto aspettare, non mi ha curato la dottoressa, mi ha mandato via dal pronto soccorso, avevo una carta e visto che non voleva, perché dal 5 di ottobre, con tanto di fotografie che mi ha dato via mail al mio medico con l'altro esperto di base, che ha scritto un'infezione, non ha voluto curarmi sia il dito del piede sinistro che destro, e c'è un'infezione. Mi ha mandato al CUP, ha detto che non aveva, perché mi ha fatto un'altra carta preventiva per CUP, sono andata a Catinaro, sempre a Catinaro, ho fatto la del CUP, mi ha detto che è scaduta, era ancora valida, ho dovuto andare al maggiore. Ma si rende conto, per prendere un appuntamento per una roba ausente? Allora, va bene che ci sono, in questo un caso a parte, perché ci mancano i medici, ma là non mancava la dottoressa. Mi ha detto che è scandaloso, che il mio medico mi ha mandato lei. No, non è scandaloso, perché io ho le unghie nere.
c'è un'infezione completa, mi ha scritto che non c'è un'infezione. Cioè io adesso parlo di robe serie, anche le auto sono una roba seria, ma questa è una roba, lei è un avvocato, ma io questa è una cosa da denuncia, va bene? È una cosa da denuncia. Ieri io ho dovuto andare a farmi accompagnare con quelle, questa roba qua, al maggiore, perché è un appuntamento più là, che è scritto urgente. Ecco. Va bene, grazie signora, buongiorno, la burocrazia anche qui è un... Grazie signora, buongiorno, grazie. Al di là della storia personale, ha abbracciato anche l'altro, ha abbracciato due temi, prego. No, ho capito lo sfogo della signora, ovviamente io non so se al pronto soccorso, non sono un medico, ecco, non ho idea di quella che possa essere la reale gravità del recarsi al pronto soccorso, ovviamente... Se ha avuto un'indicazione del medico come urgente, purtroppo io vedo che poi lo sappiamo benissimo, urgente è quello che ci siamo abituati nella sanità purtroppo anche ad aspettare un po' di più e non nel nostro, diciamo che siamo ancora fortunati nel nostro territorio, insomma si cercano anche di rispettare le cose, non so se ieri o comunque chi al pronto soccorso ha dato alla signora un'alternativa, un diniego all'urgenza, forse avrà anche valutato nel merito la situazione. Ecco. Allora, dalle mail volevo trovare qualcosa, avevo trovato una mail prima che vediamo se riesco a recuperarla. Ah sì, eccola qui. Perché non tagliamo la testa al toro e facciamo come in altre città, invece di tenere aperto dalle 7.30, aprire i cimiteri alle 9? È assurdo l'orario che abbiamo qui a Trieste. Ho ripescato questa mail proprio perché era tema con quello che si diceva prima. Questo è uno degli intendimenti che io credo si dovrà porre in essere, se non altro per fare una prova, diciamo magari una settimana, 10 giorni, vedere quale può essere anche la reazione, ma soprattutto anche quale può essere un eventuale impatto sull'utilizzo dei mezzi pubblici. Ecco. Non credo che sia quello l'affollamento maggiore, però è uno di quegli affollamenti maggiori. Ecco. Andiamo ancora al telefono. Pronto? Pronto? Sono Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto un augurio di cuore, un incoraggiamento per tutte le persone che lavorano negli ospedali, nelle strutture sanitarie, nelle cucine, infermieri e medici, perché stanno vivendo un momento estremamente difficile e non posso immaginarmi lo stato d'animo con cui lavorano. E per quanto serva, il mio pensiero è molto vicino a loro. Riguardo ai mezzi pubblici, da giugno i medici hanno avvisato che il virus sarebbe tornato, quindi quello che sta succedendo non è affatto una novità. Ci abbiamo avuto tutta l'estate per pensare a qualche progetto positivo, non è una cosa che adesso devo pensarci, si sapeva che succedeva, i medici di famiglia per una banalissima influenza stagionale consigliano di non stare in posti affollati, che ci siano le videocamere, ciò non toglie che nelle ore di punta io sono costretto ad andare a lavoro e nessuno mi può dire, perché non decido io, di prendere altri orari, perché ho un orario di lavoro. Siamo spalla a spalla, altro che 80%. Il comune non può dire che non c'entra nulla, perché è socio maggioritario della Trieste Trasporti. La decisione va alla regione, ma essendo socio maggioritario avrei dovuto da giugno a oggi porre questo problema che non ho mai sentito nessuno dell'attuale giunta porre per mesi. Il governo ha stanziato già 400 milioni, sono stanziato altri per il trasporto pubblico. È stato mai fatto, ho progettato, non ho sentito mai nessuno della giunta dire abbiamo un piano A, un piano B, mezzi privati, faremo scuola bus, così svuotiamo di un 50% nelle ore di punta, si parla di 4 ore al giorno, non di 24 ore. Lo trovo estremamente incosciente. E l'ultima cosa, Winston Churchill, prima di andare in guerra, perché siamo in guerra,
disse sangue, sacrificio, unità, cosa che l'opposizione attuale, ho sentito la Meloni ieri, vergognose le cose che urlava in Parlamento. Dobbiamo unirci, o la guerra l'abbiamo già persa, signori. Buona giornata. Grazie, buongiorno Francesco. Prego. Ma guardi, io rispetto e condivido anche il pensiero del signor Francesco, soprattutto riguardo all'unità. Essere all'opposizione vuol dire cercare di, almeno per quanto mi riguarda, anche se non sono ovviamente opposizione in Parlamento, non dover rincorrere sempre il consenso sociale, ma anche cercare di essere costruttivi. In tutti i paesi ovviamente in questo momento c'è un grande rischio, che è quello che la politica cavalchi indistintamente diciamo il sentire comune delle persone. La politica deve avere la responsabilità di prendere delle decisioni per il bene delle persone e non secondo quanto ritengono le persone. Ciò non toglie che è evidente che molte critiche devono essere fatte, possono essere fatte, sono legittime nel momento in cui propongono anche delle soluzioni. È inutile, per quanto mi riguarda, ritorniamo adesso a quello che è l'argomento serio del decreto ristoro per alcune categorie che sono costrette a chiudere e non avere incassi. È inutile promettere un contributo quando poi uno, due, tre mesi dopo o un mese prima è stato richiesto di pagare l'IVA, di fare il saldo IVA, di fare di pagare l'IRPEF, di pagare quelle che sono le imposizioni fiscali che ciascuna categoria ha. Credo che in questo momento fondamentale, al di là di quelli che erano i contributi, un'unità si sarebbe potuta avere nel momento in cui ad alcuni è limitata ovviamente l'attività, in un momento in cui, giustamente dice il signor Francesco, non si è in guerra. Per me però ovviamente è richiesta responsabilità da parte di tutti. La responsabilità nasce anche nel dare esempio dai primi che stanno al governo, da quelli che sono anche tutti i rappresentanti del popolo, perché sono ancora rappresentanti del popolo all'interno del Parlamento, indipendentemente dalle fazioni politiche, da quelle che sono le liste o i gruppi di appartenenza. Il richiamo all'unità credo che sia fondamentale, tanto quanto lo vediamo io in questi giorni, dibattito mondiale sulle elezioni in America e sulle posizioni degli come americani, no? Ci sono paesi in cui la democrazia è talmente tanto avanti che non corre attraverso i social, ma corre attraverso dei momenti di unità, ovviamente, che sono estremamente necessari, tanto più per non rinfocolare, non rischiare invece di creare ulteriore disagio sociale e soprattutto diciamo l'irruenza di pochi, che può andare a discapito anche di molti. Credo che già ci è richiesto una cosa molto dura, ovvero quella da mesi, lo dicevamo prima, di distanziarci, di rompere il legame sociale. Ancor peggio è se una volta distanziato c'è una ribellione delle persone. Credo che l'esasperazione poi porti a questo. La responsabilità di chiunque si trovi al governo e all'opposizione non è quella di cavalcare unicamente il malcontento, ma è quello anche di cercare di tenere unito un paese, perché diversamente, è vero, un paese va a rotoli, a sfascio, sia nell'economia sia anche in quelli che sono i minimi canoni istituzionali di rappresentanza e di garanzia di legalità. Ultima telefonata. Dando peraltro spazio, scusami, e questa è una delle questioni flash però che poi dobbiamo... No, dando spazio invece alla malavita, perché dico, quando i ristoratori sono chiusi, quando le attività sono chiuse, quando l'economia non gira, è evidente che poi chi se ne approfitterà e chi in malafede le risorse finanziarie e economiche ce le ha, magari o prestandole oppure acquistandosi i fori nel momento in cui le persone sono costrette a chiudere. Ecco perché quella che è la funzione di calmierare, o dovrebbe essere la funzione di calmierare le spese, di calmierare gli affitti, di calmierare quelle che sono le imposizioni, perché diversamente il nostro tessuto economico verrà disgregato totalmente. Le passo l'ultima telefonata di questa mattinata. Pronto, per lei ovviamente, buongiorno. Poi la mattinata continua. Pronto, buongiorno. Sono Pamela, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora Pamela. Allora, mi riaggancio alla chiusura delle attività.
Volevo ricordare che prima del virus in Italia chiudevano circa 270.000 aziende ogni anno. Ogni anno 270.000 aziende. Più di 700 aziende al giorno, ogni giorno. Senza virus, senza DPCM, senza Conte. Chiudevano 270.000 aziende all'anno, 700 al giorno. Fino a un anno fa 270.000 imprese all'anno in Italia hanno sempre chiuso perché non hanno avuto più clienti o non ne hanno mai avuti a sufficienza o perché il business non si è rivelato quello giusto, non era giusto il periodo, e il mercato cambiava, insomma è montata esponenzialmente ogni anno. Però quest'anno no. Quest'anno tutti avevano azzeccato il business, erano tutti pieni di clienti e se non fosse stato per il virus, anzi per il DPCM di Conte, sarebbero rimasti tutti aperti, giusto? Tutta colpa di Conte. Sia chiaro, io per prima so cosa significa perdere il lavoro dopo anni di sacrifici per ragioni varie, insomma. Però non è così che si va avanti, individuando le colpe, motivazioni facili, che se ne esce, cioè, se davvero vogliamo uscirne. Questa narrazione alimentata per convenienza politica, perché alla fine è successo questo, sempre sui DPCM, sono la causa di tutte le chiusure. Chiaro che stava andando tutto a gonfie vele per tutti, immagino. E la ritengo una squalida, veramente una grazie squalida. Grazie Pamela, buongiorno, grazie, politica. Buongiorno. È finito il tempo, c'è un timer sotto che ha raggiunto lo zero. Prego, ma veloce perché poi... Ma il dramma è che le imprese chiudevano anche prima, adesso se già prima erano in difficoltà, adesso lo sono maggiormente. Ciò non toglie, è un dato che io vedevo, analizzavo ieri, come sia preoccupante anche, ho visto in questi giorni, la nascita, ho letto i dati, la richiesta di iscrizione a nuove partite IVA addirittura per cercare di prendere il bonus. Questo è un altro discorso, evidentemente questo fa parte della collettività, purtroppo, di molti che magari giocano sui pochi onesti o dei pochi disonesti che gravano poi nel loro comportamento su quello onesto di molti gli altri. E c'è tanta gente che cerca di aprire partite IVA. Assolutamente, questo vale perché purtroppo c'è anche questo drammatico escamotage in un mondo in cui credo l'assistenzialismo sia una delle peggiori modalità di presunto supporto alle persone, alla collettività e all'economia. Le persone hanno voglia di lavorare perché il lavoro è dignità, indipendentemente. Poi ci saranno sempre le mele marce ovunque, poco ma sicuro. Allora ringraziamo Michele Babuder, consigliere comunale di Forza Italia, per essere stato a Sveglia Trieste questa mattina. Grazie a voi, buona continuazione di giornata per quanto compatibile. Grazie per averci seguito e quindi sì, continuate a farlo. Dopo la pubblicità ancora, siamo in diretta per la prossima ora, fra poco. Di nuovo assieme a Sveglia Trieste con Federico Monti, Patto per l'Autonomia. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti, buongiorno ai telespettatori. Bene, allora, tra l'altro mi unisco al messaggio che ha comunque lanciato Monti in questo momento con la mascherina, una volta al giorno anche noi lo facciamo, certo. non ogni diretta perché ovviamente, ma giusto una volta al giorno rimarchiamo il fatto che è assolutamente indispensabile che tutti adottiamo le misure di protezione previste e i comportamenti da adottare nell'attenzione della sanificazione di noi stessi e anche verso ovviamente gli altri. Allora, partiamo con quello che è successo in realtà ieri, perché cosa significa adesso che l'authority, che Monfalcone, il porto di Monfalcone viene abbracciato dall'authority, le aree
passano sotto la gestione. Che cosa comporta e che cosa vuol dire e in che direzione sta andando l'hub portuale Giuliano in questo momento? Ma, certamente ricordiamo ieri... anche Amburgo, tra l'altro, che è ovviamente recentissimo. Ma, ieri la definizione e la sigla del passaggio di competenze in capo all'autorità di sistema del porto Adriatico Orientale è stato il momento finale di un passaggio che si era già iniziato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, con il passaggio appunto di competenze e il passaggio delle aree stesse in controllo, diciamo, dell'autorità di sistema. In questo momento qua credo che sia necessario, sia importante il fatto che il porto faccia il riferimento a tutte le attività che si svolgono sia all'interno del porto sia le attività logistiche non solo a Trieste ma anche in tutta la regione. Lo stanno facendo già a livello infrastrutturale, l'ampliamento e l'utilizzo delle aree come Cervignano, come Gorizia rientra in quest'ottica qua. Sicuramente il passaggio, oltretutto il passaggio proprio formale di Monfalcone sotto il porto di Trieste, credo che possa riuscire a creare un'entità unica paragonabile con quelle che sono i porti dell'Europa settentrionale. I porti dell'Europa settentrionale, Amburgo in primis, che appunto è coinvolto nell'attività di Trieste, hanno un'estensione tale da essere paragonabile all'estensione della costa completa del Friuli Venezia Giulia a livello di metri, diciamo, utilizzati. Quindi sicuramente riuscire a definire competenze, a riuscire a definire delle specificità all'interno dei porti, in questo caso Trieste e Monfalcone, credo che sia propedeutico per riuscire a creare delle sinergie che possono portare sicuramente la portualità non solo triestina ma a questo punto regionale a degli alti livelli. Già per una volta sta veramente accadendo, tra l'altro. Molto spesso in Italia, in tutto il mondo, nei paesi, quando si parla di qualcosa faremo, vedremo, cresceremo. Invece in questi anni si è parlato del porto che ha avuto sempre una crescita costante sotto la gestione d'Agostino, poi tra l'altro nella specificità sono veramente arrivati moltissimi accordi, quindi è una realtà da conservarci come un gioiello, effettivamente, no? Nel senso che è una di quelle cose che funzionano. È una di quelle cose che funzionano e potrebbero funzionare, e spero proprio che funzioneranno ancora in maniera migliore. Cioè le infrastrutture di cui siamo proprietari a Trieste e in regione, penso appunto alle linee ferrate che ci mettono in collegamento così velocemente con il centro Europa, anche con necessità comunque di migliorie, ma sicuramente sono delle linee di comunicazione che sono fondamentali, possono rappresentare un momento di crescita e la ricollocazione della stessa città all'interno di un contesto economico, ma non solo economico, anche culturale, proprio della città stessa, che è la Mitteleuropa. D'Agostino più volte nei suoi interventi e anche altre persone hanno definito Trieste un porto europeo, proprio nell'essenza sua dei collegamenti, nell'essenza sua sia dei clienti sia dei fornitori del porto stesso. Beh, la geografia stessa. La geografia è questa. E Monfalcone in questo momento qua può diventare non un appendice, ma una parte fondamentale anche in questo tipo di sviluppi, con le capacità e con le particolarità del suo tipo di movimentazione. Oltretutto non dimentichiamo anche il problema degli escavi, che è molto sentito Monfalcone e purtroppo ha avuto delle problematiche notevoli negli ultimi anni, passando in gestione completa delle autorità si riesce a risolvere in maniera molto più veloce la burocrazia e anche l'apporto di fondi che sono fondamentali per
una funzionalità del porto stesso. Una delle prime cose appunto che sentivo nelle interviste di questi giorni è il ripristino della capacità di ospitare navi di un certo tonnellaggio, di una certa stazza a Monfalcone, e naturalmente la sinergia dei porti farà sì che ci sia una specificità proprio anche nei traffici riguardanti sia un porto di Trieste sia il porto di Monfalcone, sviluppando quelle che sono le proprie caratteristiche delle banchine o delle infrastrutture a latere. Ci sono tanti argomenti che poi abbracciano l'economia della città, della regione, purtroppo in questo periodo di Covid, dove ci sono anche molte proteste o comunque richieste di aiuto, no? Adesso, prima che iniziasse questa parte di trasmissione, parlavamo della manifestazione in piazza che ci sarà più tardi, sì, per il mondo dello spettacolo. Allora, Piazza Unità quasi ogni giorno vive, sì, una manifestazione, ovviamente come piazza principale, quella principalmente deputata a questi eventi. E quindi le categorie tra loro anche si aiutano a vicenda. Abbiamo visto anche episodi di molto sinergia, i ristoratori sono andati alla manifestazione poi di quelli dello sport e viceversa. Cosa sta succedendo? Questi DPCM ci stanno facendo bene, ma non riusciamo ad accettare e non riusciamo a sopportare certe chiusure. Com'è che si riesce a trovare la quadra? Com'è questo bilanciamento di interessi che comunque gioco forte non fa contenti tutti? Facciamo un passo indietro. Certi slogan sentiti nelle ultime manifestazioni credo che cozzino un poco con il concetto stesso dell'applicazione di certe norme per mitigare una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo attualmente. Sentire parte dei manifestanti gridare libertà, libertà, mi ha fatto un po' pensare, un po' riflettere. In realtà la nostra libertà finisce quando incomincia a danneggiare l'altra persona. Quindi non bisogna confondere quello che sono dei contenuti previsti in decreti contestabilissimi, fra l'altro, non lo metto in dubbio, con il fatto di sentirsi privati della libertà. In questo momento l'applicazione di certe norme, anche se riescono a mitigare solo per il 10% il rischio di un diffondersi della pandemia o un diffondersi del virus, hanno già raggiunto il loro scopo. La mascherina, prima parlavamo della mascherina, sicuramente non è l'attrezzatura o il dispositivo che ci previene da ogni forma di infezione o di contatto con il virus, sicuramente contribuisce a mitigare il rischio per una certa quantità. Certo. Quindi l'utilizzo della mascherina, così come l'utilizzo di altre nostre norme igieniche come il distanziamento o altro, sommandoli insieme riusciamo a mitigare in parte il rischio. E pensare che certe norme, qualora applicate, possono privarci delle libertà è qualcosa che non rispecchia effettivamente quello che è la peculiarità delle norme. In questo caso qua penso che, come dicevo, le norme sono sicuramente contestabili, certe affermazioni fatte anche dai ministri, faccio riferimento a Franceschini e in questo mi ricollego con la manifestazione che fra poco ci sarà in Piazza Unità, sono totalmente, sono aberranti in un certo senso. Cioè, Franceschini quando dice chiudiamo i teatri e i cinema per evitare che le persone vadano in giro, ottiene qualcosa perché non riesce a muovere, perché evita che le persone si muovano dopo cena o vadano a assistere a un teatro, ma i dati che abbiamo a disposizione e che sono derivanti dal mondo dello spettacolo dicono che in tutti questi mesi di pandemia e di emergenza c'è stato solo un episodio su centinaia di migliaia di persone che hanno frequentato teatri e cinema, c'è stato solo un episodio di contagio legato. Cioè non sono quelli i luoghi di contagio? Non sono quelli i luoghi di contagio, perché sono quei luoghi, così come anche gli pubblici esercizi, abbiamo sentito appunto di tante persone, che imprenditori che hanno speso soldi, investito soldi per rendere sicuri i loro luoghi, e fa finire che non sono quelli i luoghi di contagio, ma i luoghi di contagio non possono essere quelli legati alla mobilità o agli assembramenti, diciamo, chiamiamoli così, esterni. C'è scritto adesso una signora che ci ricorda, Daniela, la manifestazione che ci sarà alle 10:30, quindi anche questa manifestazione è sentita, effettivamente. Certo. Infatti dopo parteciperò e anche appunto saluterò gli amici del teatro e del mondo dello spettacolo. E in questo caso qua
specificatamente proprio per questi lavoratori bisogna ricordare che è stata una delle categorie che ha sofferto di più questo blocco. E in questo mi ricollego con una critica che faccio sia al governo, appunto dicevamo le affermazioni di Franceschini non sono sicuramente condivisibili, perché sì, vanno a creare una, abbassare il rischio dicendo alla gente state a casa, però in realtà sappiamo che il rischio maggiore poteva essere diminuito in altri momenti. Tutta la mobilità, per esempio, delle ore diurne con i mezzi di trasporto pieni, con difficoltà negli spostamenti, con l'intersecazione di lavoratori, studenti, pensionati o altro, poteva sicuramente essere risolta in maniera diversa. Prima ho sentito il consigliere Babuder che giustamente faceva un riferimento all'inizio della trasmissione sui trasporti pubblici e diceva che il governo avrebbe dovuto trovare una soluzione alternativa. Io ricordo a Michele che in realtà in questo campo qua la competenza è della regione. I trasporti pubblici sono di competenza regionale, quindi trovare in certi casi, come abbiamo assistito sabato e domenica, agli stessi rappresentanti della giunta regionale che vanno a solidarizzare con i manifestanti per ottenere degli ampliamenti su quelli che sono gli orari, sono gli stessi che però in questi mesi non hanno prontato una mobilità diversa. L'utilizzare per esempio i mezzi di trasporto privato, diciamo bus privati, che è una categoria anche questa in crisi, in Friuli, Venezia Giulia in crisi da anni per la concorrenza slovena, ma sicuramente in questo momento ancora di più. Per esempio questi padroncini, queste persone, questi imprenditori potevano essere sicuramente aiutati utilizzando i loro mezzi per ampliare la disponibilità di mezzi invece delle aziende di trasporto pubblico. In questo qua la regione doveva intervenire in primis, così come in secundis sapere e vedere il sindaco che fa un certo tipo di proclami all'interno di manifestazioni facendo delle passerelle che secondo me sono da criticare, e appunto avere una giunta comunale che destina centinaia di migliaia di euro, abbiamo parlato per quanto riguarda lucette e alberi di Natale, credo che strida un po', ci sia un po' di contraddizione. Allora, dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, mi scuso, ma proprio pochissimi istanti, siamo un po' in ritardo. Allora, pubblicità e poi torniamo subitissimo. Bene, rieccoci, ritornati a Sveglia Trieste con Federico Monti, Patto per l'Autonomia, e con cui abbiamo già discusso di alcuni temi. Parliamo anche di Natale, no? Perché prima ne ho parlato col consigliere Michele Babuder, chiedo anche a lei. Ci sono gli alberi, ci sono gli alberelli in piazza, ci sono gli alberelli con le palline rosse. Prima ho fatto la battuta dicendo chissà in che verso verrà messa la stella cometa. Però il Natale è un tema che interessa a tutti, perché chi deve ricongiungersi con la famiglia, chi fa i regali di Natale, ma se poi non mi può, cioè anche lì, se prevedi anche dei bonus Natale, per dire, come fare, fai i regali a persone che poi però magari non riesci a vedere quando sarà Natale, non sappiamo dopo il 24 novembre cosa succederà, e quindi c'è un grande punto di domanda. C'è un punto di domanda, sicuramente l'applicazione, come dicevamo prima, delle norme basilari che spettano a noi, che ci competono per riuscire a mitigare il diffondersi del virus è fondamentale. I numeri in questi ultimi giorni purtroppo ci mettono in una condizione di grande attenzione e di grande preoccupazione. In questo caso qua, come dicevo prima, sapere che anche la giunta si è mossa per allietare le nostre festività natalizie al 16 ottobre spendendo quell'importo, credo che sia non sia coerente con
i propositi e le prospettive di tutti noi. Mm. Fra l'altro anche i numeri che abbiamo a disposizione evidenziano che quello che hanno raccontato che erano fondi non altrimenti destinabili, in realtà non è così, perché dalla delibera di giunta si evince che solo il 50% di quella cifra che è stata destinata, che sono 590.000 euro in realtà, e deriva dal fondo della tassa di soggiorno, che anche quelli potevano essere spesi diversamente. Prima ho fatto riferimento ai lavoratori dello spettacolo. Pensare di utilizzare parte dei fondi per la creazione non solo riservata a un capitolo che è previsto dallo stesso della giunta, ma con un'attenzione più marcata rispetto a dei lavoratori che stanno soffrendo o agli imprenditori stessi, con l'ampliamento per esempio dei decor o altre situazioni che potevano incentivare e aiutare anche gli imprenditori e i lavoratori, sarebbe stata credo più opportuna. Oltretutto, fra l'altro, ricordiamo che questi soldi sono andati a finire tutti quanti a ERA, di cui il Comune di Trieste detiene ormai soltanto il 4% e ERA fra l'altro ha sicuramente subappaltato a altre aziende magari locali che in questo momento qua vanno a percepire meno di quello che avrebbero potuto percepire direttamente dal Comune. Quindi si crea anche delle situazioni sicuramente scomode e non coerenti con la situazione che stiamo vivendo. Per quanto riguarda Natale, l'augurio è che tutti quanti possano viverlo, come dicevamo, assieme ai propri cari e alle proprie famiglie. Speriamo che l'azienda sanitaria e le autorità competenti riescano in questo caso qua a ampliare anche l'offerta di esecuzione dei test che ci permetterebbero appunto di essere più sicuri negli spostamenti e speriamo che ci siano anche delle deroghe a fronte non di autocertificazioni o altro, ma di evidenti stati di non contagiosità. In questo caso qua appunto il sapere di essere tracciati e sapere di essere non portatori sani, asintomatici come vogliamo dire, credo che possa essere una buona risoluzione per affrontare i prossimi mesi. Alcuni chiedono anche trattiamo le regioni diversamente, quindi è chiaro che poi facendo regole che devono valere per tutti, puoi però derogare, cioè se il Friuli Venezia Giulia è in una situazione diversa di quella di un'altra regione Y, andrebbe valutato diversamente? Giusto essere prudenti al massimo lo stesso? Nel decreto precedente c'era questa previsione e anche il nostro sindaco aveva giuito per la possibilità di prendere decisioni in autonomia. Credo che a fronte di una piattaforma condivisa in tutto il territorio, non solo nazionale ma europeo, perché appunto noi ci confrontiamo con l'Austria e la Slovenia, una piattaforma base minima di approntamenti di sicurezza, credo che la via migliore sia proprio questa, di affrontare le situazioni di emergenza in maniera differenziata regione per regione. Abbiamo visto lo slancio in avanti, dopo ritirato fra l'altro dalla provincia di Bolzano per quanto riguarda gli orari di apertura dei bar, dei ristoranti o dei teatri, ha fatto retromarcia, perché molto probabilmente ci sono state delle pressioni per evitare appunto delle incongruenze, ma credo che l'approntare appunto una piattaforma minima di sicurezza e andare a identificare dopo zona per zona, focolaio per focolaio o particolarità non solo territoriali ma anche di comunità, credo che possa essere una maniera migliore per affrontare la situazione. Continuano ad arrivare invece mail su un argomento di cui abbiamo discusso anche con l'ospite precedente, e gli autobus, incentivare i ragazzi e i giovani ad andare a piedi a scuola perché gli autobus sono pieni, camminare fa bene, ok, questo è un tema, poi tanti dicevano anche perché invece gli anziani vanno sempre via a quell'ora la mattina presto, quando invece potrebbero lasciare che siano i giovani invece e chi lavora a prendere l'autobus perché è a quell'ora che partono le attività sostanzialmente, certo. Quindi anche lì se proprio la persona più anziana vuole uscire aspetta un paio d'ore
ore e esce più tardi. Questa era un'altra proposta. Ma sicuramente potrebbe essere una proposta, ma la proposta, come mi ricollegavo a quello che dicevo precedentemente, sarebbe cercare di aumentare l'offerta di trasporto pubblico. E quello è un altro argomento. Quello che abbiamo detto, che è di competenza regionale. Purtroppo la regione ha fatto danni ultimamente non solo per l'emergenza Covid per quanto riguarda il trasporto pubblico scolastico, ma anche per l'affidamento dell'appalto a una ditta di Lecce che in diversi comuni della regione si è dimostrata totalmente inadempiente su quelli che sono i contratti e quindi tanti comuni del Friuli e Giulia hanno iniziato l'anno scolastico senza avere bus, senza avere personale o altro, quindi la regione già purtroppo lo scorso anno ha fatto dei passi falsi in materia. Avrebbe potuto in questi mesi approntare un piano B che appunto, come dicevamo prima, è l'utilizzo di mezzi privati per mezzi privati, intendo bus privati per aumentare l'offerta di trasporto. Per quanto riguarda lo spostamento di diverse fasce di popolazione, studenti, lavoratori, pensionati, in quest'ottica qua credo che possa essere risolutivo lo spostamento dell'inizio delle ore delle scuole e garantire fra l'altro anche dei servizi disponibili a un orario più ampio per i pensionati, penso a tutte le attività e servizi legati alla sanità, legati all'offerta per esempio di consulenze per quanto riguarda la pensione, la posta o altro. E invece ci troviamo in molti casi, anche qua a Trieste, con uffici postali chiusi, uffici postali con ridotto orario, quindi è evidente che una persona, se deve andare a ritirare pensione o a fare movimenti col suo conto corrente o altro, sia costretta a muoversi in quel gli orari. Beh, poi i rapporti con la pubblica amministrazione e gli uffici sono di mattina effettivamente. Sì, appunto, sono di mattina e fra l'altro anche difficoltosi, cioè sono tante agenzie, INPS oppure come diciamo Poste o altro, che hanno ridotto l'orario degli sportelli, se non addirittura chiusi, mettendo in difficoltà notevoli persone. E come dicevo prima, le Poste in primis, riducendo il personale, riducendo le persone o altro, non creano altro che disagio. Altra cosa potrebbe essere quella che era stata proposta e attuata per esempio in Slovenia all'inizio dell'emergenza Covid, in cui c'è stato un lockdown diciamo a fasce di età. In Slovenia si era identificato delle fasce di età tra virgolette protette che non potevano muoversi all'interno dei spazi orari destinati a altre secondo mobilità. Me se lo propongono qua succede il disastro. E il disastro succede, come dicevamo prima, perché i servizi non riescono a offrire una continuità. Sì, esatto, non per giudicare la bontà dell'idea, che è anche ottima secondo me, però proprio... E se non mi muovo la mattina per andare in ambulatorio o per andare all'INPS o per andare a... tante volte per andare anche a aiutare i propri familiari per tenere i bambini o altro, quando lo faccio e questo qua sì, poi noi siamo persone comunque abitudinarie, abituate alle nostre abitudini, anche proprio l'italiano come persona, l'italiano medio è molto litigarello su queste cose, quindi se ci dicono se hai più di 60 anni non ti puoi muovere di casa in queste fasce orarie, secondo me viene giù il finimondo. Sì, sicuramente ci potrebbero essere dei problemi, ma ripeto, è tutto il contesto che si muove in maniera diversa. Facevo riferimento appunto ai nipoti, ai figli, alla presenza o meno delle persone alle scuole, certo, o al supporto alle famiglie stesse. Cioè quanto i nonni aiutano le famiglie nel tenere i bambini, assistere e accudire. Perché questo? Perché molto probabilmente, anzi perché sicuramente l'offerta pubblica non è adeguata, specialmente in questo momento qua in cui i numeri si sono ridotti, le classi si sono ridotte. Abbiamo diversi casi in cui appunto un focolai di Covid causano quarantene che durano molto più del dovuto, e i bambini dove li nascono? È un tema veramente enorme. Allora facciamo così, perché c'è anche la pubblicità, prima la telefonata e magari risponderemo dopo la pubblicità. Però pronto? Pronto, sono Pamela. Pronto, buongiorno. Buongiorno, volevo dire che merda da parte del suo ospite, molto buon senso. Avevo detto a suo tempo, si ricorda di me, che l'avrei tenuta d'occhio perché non la conoscevo. E
Devo dire che insomma le cose che espone sono sempre di buon senso, quindi le faccio grazie. Complimenti perché è vero, quello che dice è vero, le competenze delle regioni sono due, sono la sanità e i trasporti, e in questo tutte le regioni hanno peccato, o quasi tutte le regioni, e diciamo che i mezzi per prepararsi c'erano, perché andare ad attaccare ministri della scuola che hanno cercato comunque di far andare in sicurezza i ragazzi a scuola, che è la cosa più importante in uno Stato, e continuare ad attaccare queste cose qui e non pensare come trasportare questi ragazzi è stato un errore madornale, e credo più che sia stata quello il momento della maggior diffusione del virus, perché non sono solo i ragazzi che lo diffondono, ma anche le persone che hanno preso comunque i mezzi, i treni, i bus e tutto quel che sia per ricaricarsi al lavoro. Tutti alla stessa ora non ha portato beneficio. Allora, ognuno che si prenda le sue colpe e che immediatamente si corra ai ripari prima che la cosa sfuga totalmente di mano. E, per quanto riguarda invece chiaramente la crisi che andiamo a riaffrontare, serve collaborazione, e anche in questo il suo ospite mi dà l'impressione di essere collaborativo. Non ho capito da che parte si colloca lui politicamente, onestamente, ma non mi interessa, mi interessa com'è la persona, non tanto quanto il partito. Si deve collaborare. Chiunque in questo momento ostacola il blocco del virus, cioè la diffusione del virus, è altamente negativo per ogni cittadino italiano. In questo momento ci sono delle priorità, la priorità è eliminare questo problema. Grazie Pamela, grazie, buongiorno, buongiorno. Allora, si ritrova con quello che ha detto Pamela? Sì, sì, ma mi trovo, la ringrazio per le affermazioni di stima, ma mi ritrovo assolutamente, e a questo punto fra l'altro anche faccio una riflessione, appunto si parla appunto di imprenditori, si parla di laboratori o altro, dimentichiamo penso troppe volte le persone che stanno subendo maggiormente questa crisi emergenziale, che sono i ragazzi, che sono i bambini, che sono gli studenti che si trovano a avere avuto un anno scolastico passato monco, nel quale via via solo negli ultimi periodi si è riusciti a avviare un certo tipo di didattica, e adesso al ritorno a scuola si ritrovano in situazioni abbastanza sia di disagio sia di discontinuità, appunto anche con le ultime norme che determinano della differenziazione della didattica, soprattutto per i ragazzi delle scuole superiori, c'è una grave discontinuità, e credo siano proprio loro le persone che hanno subito di più queste cose, sia per i contatti umani sia per il movimento. Non oso immaginare come sia andare a scuola in questi periodi, ringrazio di averla fatta in altri tempi. Freddo sicuramente, perché con il discorso che bisogna stare con le finestre aperte, che secondo me lascia il tempo infatti, che trovo, infatti. Sicuramente è freddo, ma a parte le battute, andare a scuola in questo momento qua non credo che riesca a coprire quello che è la necessaria adeguatezza delle proposte didattiche. C'è discontinuità, ci sono posti carenti tra gli insegnanti. Già prima la scuola non era un investimento fatto ad hoc per la società, figuriamoci. Certo. Purtroppo con questo in realtà la scuola italiana veniva da anni in cui era la migliore in Europa. Adesso con l'emergenza e con appunto non avere risolto in una determinata maniera certi tipi di problemi, va a finire che ci rimetteremo sicuramente. Bene, andiamo in pausa pubblicitaria, torniamo fra pochissimo, state con noi. Eccoci negli ultimi 20 minuti con Federico Monti, Patto per l'Autonomia, assieme a Sveglia Trieste. Dunque,
Beh, abbiamo colto prima la telefonata, abbiamo letto anche qualche mail, comunque le persone ovviamente parlano del Covid, no? Certo. Perché ovviamente noi possiamo anche provare a sviare l'argomento, ma gioco forza, torniamo sempre là. Anche adesso parlavamo delle varie realtà economiche che esistono anche nel paese, e una crisi che c'era già prima, come ci si risolleverà anche dopo, no, il coronavirus? Da dove si dovrà ripartire quando un giorno finalmente tutto questo sarà finito? Perché ci siamo lasciati alle spalle la crisi industriale, un settore che andava a perdersi, no? Ma sicuramente per quanto riguarda, per esempio, facciamo riferimento parlo a Trieste, della regione, ma partiamo dalla regione, partiamo da Trieste. Io credo che ci sia la necessità di riconfigurare e ricostruire la città sotto altri aspetti e partire da altre cose. E, aver permesso, per esempio, la completa dissoluzione di quello che sono i servizi di prossimità, parlo i negozi, parlavamo appunto degli uffici postali o altro, a discapito di grandi centri di distribuzione, grandi centri commerciali o grandi punti di distribuzione, fra l'altro non locale. In questi ultimi anni credo che abbia contribuito a scollare le persone della città. Io credo che bisogna proprio ripartire dalla periferia, bisogna ripartire da ricreare degli spazi urbani adeguati per essere vissuti. In tante città europee ormai la città è una città diffusa e con termine con tutti i territori circostanti. I servizi sono diffusi e c'è un'uniformità tra il centro e la periferia. E noi invece in questi ultimi anni penso che ci sia una spinta centripeta verso quello che è appunto il centro commerciale, il punto di grande distribuzione. Negli ultimi mesi sono nati diversi supermercati a discapito invece di quello che erano le strutture del territorio, delle periferie stesse. Abbiamo delle periferie in cui non c'è la presenza di un negozio. Sta sparendo un po' tutto, parliamo di Valmaur piuttosto che altre. Altura. Ci sono delle difficoltà. Non tanto per le persone che magari non tanto per le persone che magari si possono muovere, ma per le persone, come dicevamo prima, per le persone anziane o per le persone che hanno necessità di trovare una soluzione e un punto di riferimento all'interno dei rioni, questo non è più. E anche la delega stessa che il comune potrebbe dare alla gestione rionale credo che sia fondamentale, cioè ricollocare in mano ai rioni la gestione del proprio territorio, anche per riuscire a ricreare degli spazi sia di aggregazione sia di appunto usufruizione di servizi. Pensiamo ai centri civici, pensiamo agli ambulatori, pensiamo a un certo tipo di vita vissuta all'interno dei rioni. Trieste aveva una natura e storicamente aveva dei rioni molto vivi, no? Roiano, San Giacomo, per non parlare dell'Altipiano, la stessa Servola o altro. In questi ultimi anni qua si sono forse un po' diffusi e forse si è perso la maniera di percepire questa particolarità di ogni territorio con l'esigenza di essere governato con le risorse che si ha a disposizione. No? Tutto si è accentrato su scelte relative al centro città, alle esigenze della piazza centrale. Alla Trieste bella. Alla Trieste, sì, alla movida, e poco si è lasciato invece alla periferia. Allora dobbiamo andare al telefono, credo ci sia in attesa qualcuno, pronto? Buongiorno. 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 Io vorrei segnalare un problema a seguito della manifestazione che è stata fatta dai ristoratori in Piazza Unità, con la presenza anche del sindaco e del presidente della regione, che non ci sono a Trieste soltanto i ristoratori in difficoltà oppure i lavoratori del mondo dello spettacolo, del cinema e quant'altro, ma ci sono anche un mucchio di negozi di attività che prima erano negozi, imprese, bar, ristoranti eccetera, chiusi e sono chiusi da tanto tanto tempo, quindi non parliamo di pochi mesi come per la chiusura del Covid, ma parliamo di anni. Adesso
faccio per fare alcuni esempi, di fronte al giardino pubblico, di fronte alla banca Friulata e Credit Agricole, c'è un negozio che una volta penso era di dischi, che è chiuso, ma io dico che sarà chiuso da un 15 anni almeno, ecco. Non si capisce perché nessuno possa prenderlo, affittarlo, rilevarlo. Poi non è che parlo perché è mio, ma ci sono tantissime altre attività in tutta la città, in via Crispi, piuttosto che in viale Sanzio, piuttosto che in viale, insomma, in via Battisti, eccetera. La lista via Crispi sarebbe lunga, ecco, che non, sono vuoti e da anni parliamo. Io mi metto nei panni di quelle persone che possono essere proprietari e che prima percepivano un affitto e poi non ne percepiscono più niente, non hanno percepito. Di questi nuclei alcuni saranno anche persone che magari non hanno avuto più altri redditi che entravano, magari redditi di lavoro o redditi di partita IVA, di attività. Perché nessuno, per esempio il comune, di concerto con la regione, fa niente per queste attività in modo che riprendano, ma qualcosa anche non solo per i proprietari di ristoro, ma anche per i giovani che vogliono aprire partite IVA, potrebbero aprire qualcosa di nuovo, magari di fornire dei contributi, di fornire degli aiuti o anche semplicemente degli avvalli, perché tante volte i proprietari non affittano perché hanno paura. Si sono letti sui giornali di persone, che conduttori che sono usciti spaccando martellati i lavandini, spaccando tutto, e quindi i proprietari, se le persone non hanno garanzie reali o garanzie di avvalli o altre cose, a una persona nulla tenente che magari non dà sicurezza non affitta, no? Insomma, ecco. E perché dico, le istituzioni non fanno qualcosa per aiutare questo incontro domanda offerta tra giovani che vogliono aprire partita IVA, vorrebbero, ma magari hanno difficoltà o cose, e proprietari magari da dare un ristoro, perché ho sentito dire che per i ristoratori adesso ci saranno i ristori, ma e anche il taglio dell'IMU a dicembre. Io spero che questo discorso lo allarghino anche ai proprietari di locali commerciali, perché non è che i locali commerciali, i proprietari se le passano meglio, visto che sono chiusi da più tempo dei ristoratori, certo. E tanto i ristoratori sono anche proprietari di immobili, ma se questi proprietari hanno 2, 3, 4 ristoranti, è molto chiaro. Grazie signora, buongiorno. Beh, a parte che aprire una partita IVA al di là del Covid e di questi tempi, sei proprio un eroe se apri la partita IVA. Certo, ma la signora sicuramente faceva si ricollegava, forse anche senza avermi dopo prima sentito, sul discorso che facevamo prima sul discorso di riuscire a garantire un certo tipo di continuità a degli esercizi al commercio o ai servizi all'interno dei rioni. Sì, purtroppo, ma mi interessa quello che ha detto anche sull'incontro domanda offerta, per fare in modo che la gente apra adesso, poi non è magari il periodo storico in cui la gente riesce e ha la liquidità per aprire, quindi anche lì la signora giustamente rilevava il fatto, tanti fanno difficoltà in tutti i sensi e quindi... Beh, purtroppo questo credo derivi anche dalla facilità con quale le amministrazioni hanno concesso delle autorizzazioni a costruire o a aprire attività commerciali di un certo tipo, di una certa grandezza all'interno della città o nell'immediata periferia. Non creiamo clienti creando supermercati, i clienti sono sempre quelli, la capacità di spendere è sempre quella, però se riesco a garantire un certo tipo di offerta particolare e offerta anche puntuale all'interno dei rioni per quanto riguarda per esempio i generi di prima necessità o il vestiario o altro, aver lasciato che centri commerciali e appunto grandi supermercati proliferino così in questa maniera, così all'interno del tessuto urbano, credo abbia privato, senza che i consumi riescano a pareggiare l'offerta, sostanzialmente perché purtroppo la città sta subendo, sono di questi giorni appunto gli articoli in cui parlano di un'emorragia di persone, soprattutto di ragazzi, superiore a quella che c'è stata dopo il 54 a Trieste, no? Stiamo parlando di 30 e passa migliaia di persone che negli ultimi anni hanno lasciato la città. Non è solo un discorso legato alla denatalità, alla depopolazione o altro, ma pensiamo che c'è tutto il tessuto economico della città che ne risente, perché sono 30.000 utenti in meno per servizi pubblici, sono 30.000 utenti in meno per servizi commerciali, per esercenti, per teatri o altro. Quindi pensare soltanto a dire vabbè, vanno via, vanno a trovare fortuna altrove, in realtà ci priviamo, la città viene privata di quello che è la fonte stessa di sussistenza, che è la popolazione. Ci deve essere tutto un sistema di dare e avere
per garantire la possibilità alle persone di restare, per farle venire, ma non per farle venire fine settimana come stiamo facendo negli ultimi mesi aprendo catene di alberghi, perché là abbiamo una presenza di persone 2 giorni, 3 giorni al massimo, credo, a Trieste. L'incentivo deve essere far tornare le persone, far arrivare persone fuori con un'offerta economica e lavorativa diversa in città. Qual è il modo anche per coniugare queste esigenze? Cioè, poi un domani, voglio dire, ne parlavamo con i ristoratori, anche per esempio i gestori di locali, quando poi riapri improvvisamente, non ti arrivano automaticamente i clienti che hai perso nei mesi precedenti o nel periodo precedente dove sei rimasto chiuso, quindi anche i ristori che verranno poi dati basteranno? Cioè, queste persone aprono ma con l'idea comunque di richiudere? Cioè, com'è lavorare in questi periodi, se gestisci per esempio locali o negozi comunque? Ma i ristori sicuramente non riusciranno purtroppo a garantire un certo tipo di sussistenza agli imprenditori, perché non dimentichiamo che gli imprenditori sì, sono imprenditori di se stessi, ma tante volte sono erogatori di lavoro per altre persone, certo, per dipendenti o altro. E in questo caso qua credo che sarà difficile, ci troveremo purtroppo di fronte a una crisi economica non solo dell'imprenditore stesso, ma anche di tutto il contesto lavorativo che a lui gravita attorno. E in questo torniamo a dire quello che diciamo, cioè non c'è soltanto una cosa, ma bisogna pensare a tutto il resto collegato. Se un imprenditore deve rinunciare a 2 lavoratori, ci sono 2 persone che non hanno disponibilità di un lavoro, quindi non hanno un certo tipo di continuità, sono persone che possono sicuramente pensare di andare altrove a cercare un certo tipo di sicurezza. Per quanto riguarda il turismo, prima siamo sempre nella stessa, sullo stesso discorso, cioè pensare che il turismo sia a Trieste è l'unica via per ampliare l'offerta lavorativa è assolutamente riduttivo, anche perché non c'è continuità, anche perché in questo caso qua, come abbiamo visto in questi ultimi mesi, un'emergenza di questo genere qua rompe le gambe a ogni tipo di forma di economia legata al turismo. Sicuramente bisogna pensare alle cose in un contesto diverso. D'Agostino ha fatto riferimento molte volte negli ultimi giorni a un hub croceristico in Porto Vecchio. Sicuramente è una cosa che può essere interessante. Per il Porto Vecchio non c'è solo quello, sicuramente per il Porto Vecchio deve essere un motivo per il quale un giovane dice vengo a Trieste a lavorare. Se nel Porto Vecchio facciamo soltanto palazzine e uffici spostando parti delle città da un'altra città parte, quindi nessuno troverà un'offerta diversa. O fare la piscina o fare il campo da calcio, appunto, ho sentito addirittura appunto delle proposte di fare un campo di calcio in Porto Vecchio, cioè credo che sia aberrante. Il Porto Vecchio deve essere un punto di ricostruzione della città, di una ricostruzione di un'offerta lavorativa che deve essere la più vasta possibile, compatibile col territorio, compatibile con le nuove maniere di fare industria e cercare di attrarre gente, di essere il punto attrattivo per la città, ma non per il fine settimana, non per il weekend. Certo, adesso andiamo al telefono e sarà quindi l'ultima telefonata. Pronto? No. Io sono veloce, voglio dire, la partenza anche dei negozi da quando che hanno tolto il calmiere degli affitti ha incominciato ad andare proprio giù. Io avevo 2 o 3 amici, dico come va? Ah, se non la mi alza l'affitto, andiamo avanti. Esempio, qui sotto casa mia, gli ha alzato l'affitto, ha chiuso per 7 anni, non è stato riaperto da niente, è riaperto, durato 8 mesi, chiuso di nuovo, chiuso ancora adesso. E questi sono tutti i negozietti e tutte le cose, perché purtroppo hanno tolto il calmiere, tu più di quello non puoi prendere, no? Capito? E dopodiché anche la scuola è stata rovinata, faccio un nome, ma mi prendo le responsabilità, dalla signora Gelmini. Perché mettono tutta sta gente che quello che funziona lo tolgono, perché devono cambiare.
Invece la scuola andava avanti bene, l'università e tutto. Io vedo a 30 anni finiscono all'università, adesso ma dove siamo? Non so cosa dite voi, mi guardate in un modo un po' allucinato. No, la stiamo ascoltando, anzi ci mancherebbe altro. Ha detto anche delle cose più che condivisibili. Sì, 80 anni, sono nata in Portovecchio, capito, che avevamo vissuto, era gente meravigliosa, gli lavorava e tutto quanto, e dentro era anche manufatturiera di tutto. E cosa credi sto sindaco di andare avanti in questa aleatoria città, che c'è stato 3 giorni e dopo il granito tutto e va via. Questo, cioè, quel morto. Grazie signora, la devo salutare, buongiorno. Insomma, mala tempora currunt a volte. Sempre ora. Diciamo che come rispondiamo, flash, poi siamo proprio in chiusura adesso. Sono d'accordo con la signora sulle sue affermazioni. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo parlato prima, purtroppo veniamo da un'esperienza che vedeva la scuola italiana ai primi posti in classifica. Mm-hmm. Purtroppo ci sono stati fenomeni disgregativi. Per questo io penso che, anche come parlavamo prima, per quanto riguarda le competenze, sia di proseguire con l'ottenimento di competenze regionali per quanto riguarda anche l'istruzione scolastica, per quanto riguarda i concorsi, i posti e l'allocazione delle cattedre e altro. Credo che bisogna riuscire a ricostruire un certo tipo di autonomia anche in questo, non solo formale. Ecco. Va bene. Allora grazie a Federico Monti, Patto per l'Autonomia, per essere stato con noi, e grazie a voi, telespettatore, per averci seguito a Sveglia Trieste, che si conclude qui. Prossimo appuntamento in diretta alle 13, prima del TG, che è alle 13.20, il nostro notiziario, e poi in diretta fino alle 2:30 del pomeriggio, fino alle 14.30. Grazie ancora, buon proseguimento.